Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
là, buon pomeriggio. Anche se è quasi buonasera, eh? Sono quasi le 7. Sono quasi le 7. Caspiterina. Va bene. Allora, io oggi volevo fare un altro gioco e non quello che c'è sul titolo. Ehi, ciao Marco. Bella, come stai? Solo che ho avuto solite difficoltà con Windows in mod, l'ho lasciato perdere, poi ci devo lavorare meglio. Infatti ho fatto quasi le 7. Ho fatto un mucchio di tentativi. Volevo fare Runaway oggi. Volevo cominciarlo perlomeno perché mi sa che è lungo. Solo che al solito questi giochi vecchi danno un sacco di problemi con Windows e Windowed Mode. Quindi lo dovete bene. Oggi distrutto dall'allergia che ho pulito casa, oddio. Immagino gli starnuti che stai buttando, no? No, mi dispiace allora. Mi dispiace. E quindi sono impazzito con Runaway cercando di configurarlo. Lascia fare, vai. Sei carico per domani, eh. Ah, ma sai che mi devo installare. Cavolo, vedi che devo fare? Devo installare il gioco su questo PC, che l'ho installato sull'altro. E anche quell'altro che mi hai detto, il free to play. Cavolo. Oh, ma mi ha morso qualcosa, c'è un prurito addosso. Ma che zanzara. Sì, no, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Non fare così. Allora, e quindi ho detto, ci facciamo una run a Curse of Monkey Island, che me l'aveva regalato per Steam. Se non ricordo male, l'Extras. Come anche me l'aveva regalato un altro giochino che ho installato, che era Crypt of NecroDancer. Vabbè, comunque intanto voglio cominciare con Curse. Io voglio fare una cosa tranquilla oggi, un'avventurina. E niente, Runaway. Come anche gli stessi problemi che c'ho avuto con Hollywood Monster. Ce l'ho ancora installato tutte e due, quindi io. Guarco, poi ti devo riportare il CD a proposito, vedi? Appena ci vediamo ti riporto il CD. Allora, cambiamo la schermata così vediamo di. Ah, e poi ho scoperto una cosa interessante. Ho scoperto. Ciao Snake. Buon pomeriggio. Intanto cambio scena, vi faccio vedere. Che icona hai utilizzato, Marco? Lo sai con quel gioco è micidiale. Ecco, vedete? Guardate cosa ho scoperto. Questo è il gioco installato da Steam, eh? È la versione Steam questa. Cosa c'è scritto qua in alto? Cioè, appena l'ho vista mi sono messo a ridere tantissimo. Addirittura la versione 2 hanno utilizzato. Cioè, hanno utilizzato il motore Scum VM. Numero di tab sbagliato. vabbè, tranquillo. Allora. La musica c'è nel gioco, quindi torna al gioco dov'è qua? Ripristino? Sì. Come si vede il gioco? Oh. Vabbè, è l'originale praticamente. Loro lo fanno girare con il motore di Scum VM. Che furbi, eh? Che bellissima sta cosa. Veramente a me ha fatto ridere troppo. Ovviamente noi vogliamo una storia di pirati fanfaroni, ma con più enigmi. Questo, quello più difficile, il Mega Monkey! Ovviamente si vede la risoluzione a 4 terzi perché il gioco originale era in 4 terzi. E noi ce lo giochiamo con Guybrushino che sta qua. Le scimmie ti ascoltano. Ah, vero, le scimmie ci ascoltano. Ci ascoltano. Mamma mia, quanto ho goduto la prima volta che ho giocato a questo Curse of Monkey Island. Quanto mi era piaciuto. Anche se non c'è la mano di Ron, però. Mi ha fatto piacere avere questo seguito. Nel cuore dei Caraibi! Monkey Island! Switch, eh? Pom 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 pom.
Ah, oh, sai che non so se c'è l'audio? Boh, vediamo. Parla, Guybrush, parla. Diario del capitano Guybrush. Audio in italiano. Perduto in mare da giorni, senza equipaggio né strumenti. Niente provviste, a parte mezza pannocchia. La mezza pannocchia. Presto dell'acqua, per me sarà finita. Solo la speranza di ritrovare il mio amore Elaine mi spinge a continuare. La ricerca, guarda che diario, del tesoro di Big Whop mi ha ridotto in questo stato. Credevo di conquistare fama e gloria. Invece mi sono gettato tra le braccia del mio nemico, lo zombie pirata LeChuck. Eh sì. Ho frustrato il suo desiderio di sposare Elaine e lui si è vendicato. Sto morendo di sete. Se solo potessi avere un bicchiere d'acqua, troverei la forza di navigare ancora. So che non c'è altro che oceano per miglia e miglia. Se raggiungessi la terraferma, potrei trovare acqua e cibo. Frutta, forse. La frutta! Per combattere lo scorbuto, rimettermi in forza. Frutta fresca. Magari delle banane. Potrei anche desiderare un pollo arrosto e un enorme boccale di grog. Eccolo, eccolo! Mia dolce Elaine, sono condannato a morire di fame in mezzo all'oceano senza rivederti un'ultima volta. Dai, Elaine. Sono... Sei arrivato. Dove cavolo è arrivato? Gli effetti in post produzione. Grande Michael Land, grande. Pam pam pam. Anche le Muse era una cosa interessante. Non riesco a fermarla la musica. No. Ah, vedi, basato sui personaggi creati da Ron Gilbert. Ehi. Fuoco! Fuoco! Arriva! Eccola Elaine. Ma quante volte te lo devo ripetere, LeChuck? Non sono Che brutta voce che gli hanno fatto qui. Elaine? Elaine? Il mio sangue congelato, imparerai ad amarmi. Con me farò di te la regina dei defunti. Non posso. Non posso. Stasera. Diavolo i tuoi capelli, donna. Non vedi che questo vecchio cadavere si strugge per una tua carezza? Sì. Si prende la cannonata. Non credo che mio padre approverebbe che uscissi con un non morto. Suo padre. E poi non sono degna di un pirata zombie carino come te. Comunque, perché non restiamo amici? L'ho frenzonato. Ammettiamolo, LeChuck, tu sei un malvagio, puzzolente, vile e furfante. E questo non è proprio quello che sto cercando in una relazione in questo momento.
Te la sto intortando. Basta con i giochi di parole, femmina. Femmina. Oh. Sei un mostro sedato di sangue, mi hai rapita, hai torturato i miei amici e separato dall'unico uomo che abbia mai amato. Chi? Guybrush Threepwood. Elaine. Oh, che romantico. Vero, vero Snake, vero. C'hai ragione. Threepwood. No, no, cazzo. Pesci. Mi ha preso! Guybrush Threepwood, per le mie budella in cancrena, non so come tu sia fuggito dalla mia fiera dei dannati, ma non sfuggirai al ferro della mia spada! Boom! Ciao! Ah! Grazie, lei! Oh, la ragazza ha spirito, eh? Di patata. Mettetelo nella stiva, lo finirò dopo la battaglia. Calate le scialuppe! E preparatevi per un bombardamento voodoo incandescente. Aiuto! Allora, parte 1. Guarda chi c'è qua. Wally! Devo uscire di qui e aiutare Elaine. Papà Biscio! Se solo potessi oltrepassare questa porta, poi potrei facilmente sopraffare le guardie armate qui sopra. Sì. La fiancata e raggiungere la costa. No. Silenzio, prigioniero! Ciao! Ecco il mio mouse, ecco il mio mouse! Sono eccitato! Allora, palle di cannone. Cani rognosi! Prendi le palle di cannone. Sono troppo pesanti da raccogliere. Ricorderete! Prendila! Sono troppo pesanti da raccogliere. Cosa c'era in giro? C'è lo scovolo. Prendilo. Che bello come se lo mette in tasca. Wow! Ah, come si vedeva l'inventario? Preparatevi alla morte! Con la I. Proviamo? Sì. Bevete acqua di fogna! Perché c'è dei palloncini di elio? Idioti. Non mi ricordo perché i palloncini di elio. Beccatevi. Ciao, alleluia! Grazie, Desir. Vediamo se digerite questo. Buonasera. Come stai? Io parlo con lui. Stai a distanza. Perché mi spara così? Ti punta una pistola. Tutto bene, ottimo. Sono Guybrush Threepwood. E tu chi sei? Guybrush Threepwood. E tu chi sei? Io sono il malvagio pirata Sangue al Naso. Sangue al Naso. Che mai abbia navigato sotto la bandiera del re Teschio. Ti avrei dovuto mangiare il naso appena ti ho visto. Ma non è vero, che naso è naso. Quella non è una barba finta. Quella non è una barba finta? Il pirata Sangue al Naso non potrebbe mai avere una barba falsa. Sì, che falsa. L'hai incollata ai peli delle tue orecchie. Che schifo. Non è vero. È una barba molto sofisticata di un tessuto proveniente dal petto e dai capelli della parte posteriore della testa di veri pirati. Spero che metta le radici se non la lavo per un po'. Che schifo. Ehi, aspetta un attimo. Tu non sei un pirata. Wally. E Wally. Sono Guybrush Threepwood. Oh cielo. Oh salve, cielo. Signor Wood. L'ultima volta che ti vidi eravamo prigionieri nel sotterraneo di LeChuck. Perché ti sei arruolato su una nave di morti viventi? Ecco, signor Brush. All'inizio ero signor Brush. Ma grazie ai seminari di LeChuck, colloqui motivazionali, che colloqui? E libri sonori, sono divenuto un feroce corsaro. Anche tu puoi. Chiedimi come. I pappa libri sonori. Chiedimi come. Puoi dimagrire anche tu. Dai, fammi vedere i libri. Hai qualche libro a cui potrei dare un'occhiata? Ecco. Vediamo. Grazie. Questo volantino spiega le basi della filosofia che seguo. Raccontami dei libri sonori. Raccontami dei libri sonori. I pappa libri sonori. I pappa libri sonori. La chiave di volta per diventare un pirata. Minchia, la chiave di volta. Hai una fornitura di 12 pappagalli. Uno al Minchia. Mese. Puoi 12 pappagalli. Quante volte vuoi. Conservali vivi. Ti insegnano a parlare proprio come un pirata. Conservali vivi. Sono lì dentro, all'arembaggio, per tutti.
tutti i diavoli, per mille balene, tutte le frasi di cui cazzata ha bisogno per ottenere rispetto in mare. Cazzata. E i colloqui? Raccontami dei colloqui motivazionali. Lo torturavano, sicuro. Non erano colloqui in senso stretto. Ecco, infatti. Era ciò che LeChuck descrisse come frustare il proprio bambino interiore. Frustare. Raccontami di questi seminari. I seminari aiutano a focalizzare le cose. Non hai idea di quanto ti riempia di energia essere capace di dire a te stesso: sì, sono uno spregevole, vile, infame pirata. Sei un pirata! E riprovazione, ma quel pirata è davvero ciò che voglio essere. Tutti Beh. Furono davvero molto d'aiuto. Avemmo questa grande sensazione di sinergia. Poi LeChuck buttò giù la porta a calci e disse: fetida feccia, tornate a lavorare o vi picchierò con le vostre stesse gambe. Benissimo. Comunque sei un fallimento come pirata, Wally. Fallimento come pirata. Chiudi quella boccaccia. Fai schifo, Wally. La pancia gialla. Un'altra sbirciata. Guarda, guarda, incazzato. Dentro. Dove dentro? Tu e quale flotta? Tu, schifoso scarafaggio. Ancora una parola e ti distruggo. Parola. Parola. Abbaffa, vatti a fare un bagno, Wally. Non posso farlo, non posso proprio. Hai ragione, signor Boot. Non sono un pirata, non sono feroce, né assetato di sangue. Fai schifo, Wally. Non sono altro. Non sono nemmeno. Cosa? Non sono nemmeno. Cosa? Antipatico. No, sei simpaticissimo. Aia. Sei simpaticissimo, Wall. No, su, su. Senti come piange, Wall. Grazie per l'uncino. Devo sparare col cannone, però aspetta un attimo. Allora, queste le combiniamo. Andiamo fuori. Vediamo. Forse posso già sparare da subito col cannone. Non posso scivolare oltre il cannone. Perché no? Buttati in mare. No. Usa il cannone, vai. Allora, a te ti spacco. Più basso. Così. Ehi, ti stai avvicinando, amico. Ehi, ti stai avvicinando, amico. Mi butto... Mi butto tutti giù! Minchia, quasi! Questa è la parte più divertente! Sì! Di nuovo! Non sei uno dei tirapiedi di LeChuck! No, no! Sono Guybrush Threepwood! Wally, quando torneremo alla barca! Sì! Sto diventando bravo! Che schifo. Le ossa e tutto il resto stanno galleggiando attorno alla nave. Boom. Allora, vediamo. Guarda chi c'è qui. Il teschio galleggiante. Sono fatta col teschio sbagliato questa volta. Posso chiamarti Bob? Posso chiamarti Bob? Chiamarmi Murray. Sono una potente forza demoniaca. Ciao, Murray. Spero della tua disfatta. Le forze dell'oscurità mi applaudiranno mentre varcherò la porta dell'inferno reggendo la tua testa su una lancia. Ma va? Varcherò? E va bene, rotolerò la porta dell'inferno. Rotolerò. Fare in questa festa. Sì. Saresti bene con una candela sopra. Saresti bene con una candela sopra. Ho la sensazione che non mi prendi molto sul serio. Ma no, non è vero, credi. Davvero. Allora fammi sentire le tue urla di terrore. Ah, Sei spaventoso quanto un fermo a porta. Perché voi cattivi ridete sempre così tanto? È una bella domanda. Stavo ridendo di nulla in particolare. Da qualche parte c'è un pesce che mi mordicchia il piede e mi fa il solletico. Ciao. È stato piacevole parlare con te. Questo è bello. Corri, vai, fuggi lontano. No. Terrificante teschio. No. Fuori verrò a visitarti nei tuoi
scusami, sì. Murray, basta. Hai rotto. Se potessi mettere le mani, punto. Ciao. Vai via. Ehi. Ehi. Allora, prendiamo il braccio. Ok. Abbiamo una bella spada. Si possono rompere la corda. Non ha bisogno di tagli. La corda! Wally, stai tranquillo. Assaggia il freddo acciaio, debole cordicella. Sacchete! E a questo punto, se usiamo il cannone, facciamo danno. Facciamo boom! Ora, grazie alle demoniache fiamme di questa palla di cannone voodoo. Oh, le palle maledette! La mia dolce metà in due distinte metà. Così capirà quanto io l'amo. Aia! L'ombelico di Nettuno, questa era vicina. Oh no! Oh sì! Bella grafica 3D del 2005, mi pare. Di che anno era? Oddio. C'è un grosso vuoto di memoria. Ehi, ho perso la sciabola quando la nave si è capovolta. No. Guarda di tesori. Dispositivo di galleggiamento. Quindi, vediamo cosa c'era qua in giro. Il pettine. Il sacchetto. Prendi il sacchetto. È un sacchetto di spiccioli di legno. Un piccolo tesoro. Prendilo. C'è un grande anello con diamante dietro questo sacchetto. Prendilo. Buono. Allora. Apparecchiature domestiche. C'è un quadro di LeChuck. È LeChuck in tutta la sua boria. Gloria. Boria. Mazza che scatola di cioccolatini. Dorci naso al cioccolato, caramelle a uncino, ricci di mare, occhi di vetro. Bottiglia di champagne. No, indecenti ricchezze. Ricchezze. Vergognose ricchezze. Giovedì sera mi ha killato Ciccio Game e sono finito nella sua live. Ma dai. Sgraffignare un bottino sotto una scala. Ma non è vero, prendile! Non sarei in grado di nuotare con tutto quel peso. Lo lascio qui e tornerò indietro a prenderlo quando avrò una barca. Va bene, l'orsacchiotto? Ma l'orso è troppo grosso da portare, il pugnale è di plastica. Non ho capito. Cioè, nella tasca c'hai di tutto e non ti puoi mettere dentro un orsacchiotto? Vabbè, allora, qui che c'è nell'oblò? Ehi, posso vedere il fondo dell'oceano. E c'è un teschio dall'aspetto molto arrabbiato che galleggia fuori di qui. Chissà chi è quel teschio. Allora, spacca sto oblò. Kaboom! Ah, in squad, ma... E con chi? Con chi stavi giocando in squad? Che bello il suo dispositivo di galleggiamento. Ah, eccoci sulla spiaggia. Sono io! Guybrush, ti credevo perduto per sempre. Sei davvero tu? Sì. Sì, Elaine. Ah... Pensavi sul serio quello che hai detto? Che sono l'unico uomo che tu abbia amato? Sì, Guybrush. È la verità. Elaine, io sono un uomo d'azione. Un gradasso. Un poco di buono. Un vagabondo. Un uomo che può trattenere il respiro per 10 minuti. Non ho legami né rimpianti. Seguo il vento e vado dove mi porta l'avventura. Ma in qualche modo qualcosa mi guida Guybrush, sempre. Guybrush, finiscila. Elaine, vuoi sposarmi? Oh, Guybrush. Oh. Wow. Sei vivo. Ma come sei sopravvissuto all'esplosione? Sono stato sbalzato fuori. Fortuna che non avevo la cintura di sicurezza.
Wow, Hélène, che anello! Grazie, Wally. È l'anello di fidanzamento di Guybrush. Somiglia a quel grosso diamante che LeChuck teneva nella stiva. Sai, quello con quella orribile, sfigurante maledizione voodoo. Sono sicuro che Guybrush non ti avrebbe dato quell'anello. Devo andare. Ho sentito No. I tatuaggi qui sull'isola. Antonio! Guybrush! Al matrimonio? Oddio. La maledizione peggiora. Oh no, Hélène non sarà contenta di questo. No. I polli! Hélène, devo trasformarla in qualche modo. E già l'hai trasformata in una statua di oro? Prendila. Sarà una tonnellata. Oh, sono offesa. Chissà ciao Adragnir, ciao, buonasera. Stavo dicendo buon pomeriggio, ma ormai 7 inoltrate. Mi è venuta in mente un'idea, faccio un video su YouTube e mi acchillate, dice che metto il replay della mia partita. Perché no, fallo. Lo guarderebbero quel video, penso. Ai. Allora, abbiamo preso un tizzone ardente. Come stai, Adra? Sì, eccolo qua. Ai! Allora, qui c'è un pollo selvatico, io lo raccoglierei il pollo. Ma che? Ma cosa? Fantastico! Che dice la targa? È una targa informativa posta dall'Associazione Naturale. Bene, bene, dai tu. Ah. Pollo selvatico di Plunder Island. Appartiene alla fauna più comune di Plunder Island e per questo dà il nome alla capitale, Puerto Pollo. Ok. Stavo dicendo, Adra, no, abbastanza bene. Ho avuto un torcicollo brutto sta settimana, ma sto migliorando. Sì, mi è rimasto solo un po' di dolore da questa parte, però sto utilizzando un pochettino di pomata antidolorifica e sto migliorando parecchio. Welcome to Puerto Pollo! Dice, benvenuti a Puerto Pollo dalla confraternita del pollame di Plunder Island. E qua ci sono polli dappertutto. Dappertutto, dappertutto. Stendardo invece che dice? Il centro Long John Silver per le arti teatrali presenta Spear. Ah, bene. Gliela lascio lì, Lane. Una statua d'oro buttata lì sulla spiaggia. Ma sul fortino sarebbe dove eravamo prima. Questo è il paese. Qui ci posso andare? Sì. Qui cos'è? Una barca. Poi? Qui c'è un'altra barca. Ok, allora. Ma se provo ad andare qui, vediamo. Ci va. Ti fa il giro del paese, guarda. Guardalo, Guybrush! Ah, vedi? C'è il cabagna boy. Io voglio parlare con lui. Per favore, devi aiutarmi. Sei un socio del club? La mia fidanzata è stata... È una socia del club? Beh, no, ma è stata maledetta da un malvagio. Se non è socia del club, non può farci nulla. Aiutare. Non te posso aiutare. Se hai problemi di maledizioni, rivolgiti a Voodoo Lady. Voodoo Lady. A Voodoo Lady. La Voodoo Lady, mi sa che qui non posso fare nulla. I tagli li posso prendere? No. Sicuramente no. Che si incazza lui. Questi teli sono riservati ai soci. Questi teli sono riservati ai soci. Posso andare da qua? Di qua, no, vero? Si arrabbia di nuovo. Non puoi entrare lì. È riservato ai soci. Vabbè, non ho capito. È riservato ai soci. Chissà dove sta Voodoo Lady. Chissà dov'è veramente Voodoo Lady. Mi sembra che è qui. Non da Voodoo Lady. E se non erro è proprio qua. Guardale chi c'è, guardale chi c'è. C'è Murray. Ora fa ancora tu. C'è meglio.
lei la più terrificante personificazione del male mai vista. Sì, certo. Ti porto un avvertimento dal regno degli inferi. Dica, dica. Non proseguire in questa palude. Perché? Torna indietro! Torna indietro! L'oscurità ti avvolgerà! No! Come hai fatto ad arrivare lassù? Ad arrivare lassù. Grazie alla pura forza di volontà. D'accordo, sono stati quegli strani bambini voodoo. Mi trovarono sulla spiaggia e mi misero in cima a questa lancia. Credevano di essere spiritosi. E beh, ha bisogno che ti aiuti a scendere. Hai bisogno che ti aiuti a scendere? Aiuto? Non ho bisogno d'aiuto da voi miseri mortali. Io sono Murray, il teschio del potere demoniaco. Va bene, chiedevo soltanto. Ma non fraintendermi, apprezzo l'offerta. Non fraintendermi, apprezzo l'offerta. Cosa sai sulla guarigione dalle maledizioni? Sai sulla guarigione dalle maledizioni? Sì, sono pratico di malocchi. Ecco perché sono un teschio parlante senza corpo sulla punta di una lancia nel mezzo di una palude. Sembri amareggiato. Mi spiace, è stata una giornata pesante. Voglia. Vabbè, ciao. Mi piacerebbe fare due chiacchiere, ma devo andare. Ma ti dico che se abbassa la temperatura ci sono 28, arrivo a 15. Madonna. Ma che cavolo mi stai dicendo? Quindi devo rivedere il guardaroba. Già fin da subito. Le forbici. Non mi servono queste stupide piccole forbici. Perché? La colla. Buona la colla. Qui sono le gomme da masticare. Oh, le bambole voodoo. Prendi lo spillo. Che sollievo. No, allora se tu usa lo spillo. Ah, ce l'ho. Bello. Con la bambola voodoo. Sono sicuro che non serva a nulla. Dopotutto è solo una bambola voodoo di carta. Ah, oh, che dolore. Ah, che dolore. No, non la prende, vero? Non mi serve. È solo un giocattolo. E questa? Non mi serve, è solo un giocattolo. Ma è vero, ma se pungiamo questa? Questa, questa. Ah, che dolore. Appunto sempre quella, vabbè. Allora, qui poi c'è da prendere qualcos'altro. Le gomme. Gomme da masticare essiccate dell'ammiraglio Sweet Hams, 5 centesimi. 5 centesimi, prendi. Non sono un vandalo, sono un pirata. Vabbè, usa gli spiccioli allora. Vai. Wow, un intero pacchetto di gomme. Buone. Come si mangiano? No, aspetta, così. Mangiale, am. Wow! Sa di filetto di manzo. Tira sta lingua, dai. Eccola. Non ti ho già visto da qualche parte. Non ti ho già visto da qualche parte? Dai, che memoria che c'è. Da molto tempo, Guybrush Threepwood. È passata molta. Ma perché c'ha l'ego la sua voce? Quindi è comprensibile che tu mi rammenti. Ci incontrammo su Melee Island la prima volta che tentasti di divenire un pirata. Ci sono riuscito. Aspetta un attimo, stiamo per fare una di quelle scene di flashback. Devo sempre venire la nausea. No, breve. Ti aiutai per due volte a sconfiggere il due volte pirata, Jack. La prima volta preparando l'antiradice voodoo. Comincio a ricordare. E quindi di nuovo aiutandoti a preparare una bambola voodoo con le sue zoppesche sembianze. Ma vero. Dai, è vero. Effettivamente il suo nome non lo scopriremo mai. Mi hai aiutato tanto e non conosco ancora il tuo nome. Sono conosciuta con molti nomi su tante isole. Ma i nomi sono poco importanti. Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro, Guybrush Threepwood. Vero? Sì, hai ragione. Ehi, ti stai prendendo gioco di me? Non me lo sono nemmeno. Va bene, allora.
ho tante di quelle storie da raccontarti. Ho tante di quelle storie da raccontarti. Storie? Storie? Sì, bene, io avverto una grave interferenza. Devo andare. No, no. Ma ti devo parlare di LeChuck e di Hélène. Ora sto per scomparire. No, non scomparire. Grande esplosione di luce. No. Copriti gli occhi. Ma che ciabatte ha? No, 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 aspetta. È cominciato tutto su Dinky Island. Sapevo che LeChuck era vicino. Sto per scomparire. Da un momento all'altro. Ok, ok, niente storie. Che cazzo di ciabatte c'ha? Chi sei? E perché mi appari a quel modo? Chi sei? Ne appena parla. Attrice del dono della seconda vista, dedita alla manipolazione delle forze della natura a beneficio dei miei clienti. Yeah. Sei una consulente di moda? Ma non mi stavo riferendo a quello. Sono una sacerdotessa voodoo. Lo so. Perché fai esplodere sempre roba? Tu sei un autunno. Bel posto. Mi piace come lo hai sistemato. Grazie. Perdona il disordine. I ragazzi sono venuti a giocare con le loro bamboline voodoo di carta. Le vedo, le vedo. Oh, sono bambini adorabili. Vuoi vedere le fotografie? Sì, sì, sì. No, non ti prego. Per l'amor del cielo e di tutto ciò che è sacro, no. Forse è più tardi. Non c'è tempo per questo. Avverto che qualcosa di terribile. Lo so, Snake. Ma mi sa che lo finiscono prima Walking Dead. È già successo. Mi sono finalmente. Oh, ciao Rapaz. Congratulazioni. Ciao. Eccolo! Così terribile. E quando le ho dato l'anello di fidanzamento è stata colpita da un'orribile maledizione pirata e tramutata in una statua d'oro per l'eternità. Ah, spiega tutto. Come va, Rapaz? È stata colta da un'ondata di inarrestabile odio e rabbia. Sì? Sì, quelle ciacche è davvero un cattivone. Stavo parlando di Hélène. Non c'è tempo per preoccuparsi di questo, dobbiamo fare in fretta. Dobbiamo fare in fretta! Amico Guybrush, sarà al sicuro finché non avremo annullato la maledizione. Tu devi preoccuparti solo che non venga rubata. Esatto. Dove l'hai nascosta? Non l'ho nascosta. Mi sono appena ricordato di una cosa. Devo andare. Ti sei ricordato di nascondere la statua d'oro gigante della tua ragazza da tutti gli altri pirati dell'isola? No. Non esattamente, ma sai, io... Vai, Guybrush, corri prima che sia troppo tardi. Ora la rubano. Eccola lì, perfetto. Se la sono portata via. E ha lasciato una statua d'oro in mezzo alla... È così imbarazzante. Sembra che abbia bisogno di un aiuto. Ma va. E mo? Qualcuno ha rubato Hélène. Ma va. Sarà difficile riaverla indietro. Tu sai chi l'ha rapita? Non per certo, ma sospetto che siano stati quei sorti di pirati all'ancora a Danger Cove. Eh sì. Puoi darmi qualcosa per annullare la maledizione? No, la maledizione di LeChuck è molto potente. E come devo fare? Alimentata dalla sua intensa rabbia e frustrazione nei confronti dell'altro sesso. Non ho niente per togliere una maledizione così potente, ma c'è. Cioè? Grande, dimmelo! Devi sostituire l'anello maledetto con uno puro di valore uguale o superiore. Ciaone! La mia stima sono 2 mesi di stipendio. Sì, solo 2 mesi? Io pensavo molto di più. Non c'è modo più economico di annullare la maledizione? Dovresti essere in grado di farlo senza spese significative. Sì? Perfetto, come? Le leggende narrano di un enorme anello di diamanti su Blood Island. Andiamo a Blood Island. Blood Island? Non la conosco. Ti sarà presto molto familiare. Perché? Ma devi essere cauto, Guybrush. Ho visto che il tuo viaggio sarà colmo di pericoli. Aia. Di trappole. Aia. Ho visto anche che Blood Island sarà il luogo ove tu morirai. Whoops. Cosa? Morirai? Hai detto morirai? Proprio io, morto? Non essere infantile.
Non c'è un modo meno pericoloso. Il valore dell'anello di Blood Island è essenzialmente sentimentale. Ah. Rappresenta un amore vero, puro, una forza più grande di ogni altra al mondo. Oh, che bello! Io credo di avere qualcosa nell'occhio. Non farti beffe di una sacerdotessa voodoo. Ma no, era serio? Va bene, allora. Come farò a trovare l'anello? Farò a trovare l'anello su Blood Island. Tutto ciò che posso dirti è che vedo una lunga e dolorosa storia collegata a quell'anello. Bene. E sento una profonda tristezza attorno ad esso. Ne saprai di più una volta che avrai davvero trovato l'isola. Va bene. Ok, come ci arrivo a Blood Island? Come ci arrivo a Blood Island? Ti servono tre cose. Una mappa di Blood Island, poiché il viaggio è lungo e pericoloso. Bene. Una nave solida che ti conduca laggiù. A nave? E un equipaggio esperto. Adios. Mappa, nave e ciurma. Bene. Ciurma! Sto arrivando, Blood Island. Sto arrivando. Ciao! Andiamo a cercare la ciurma. Andiamo a cercare la nave. E la mappa. Ciao, Marry. Allora, dove non siamo andati? Sul paesino. Andiamo al paesino. Ah, guarda che c'è. Limonata! Salve, amico. Siete aperti? Grandioso! Fantastico! Il mio primo cliente! Primo cliente! È davvero una grande giornata. Salve, mi chiamo Kenny. Ciao, Kenny! Sarebbe favoloso se tu comprassi un po' della mia limonata. Costa solo un nichelino. Inoltre, offro ai miei clienti dei boccaloni senza fondo. Sembra un buon affare. Vorrei della limonata. Certo, ti ho già detto che abbiamo dei boccali senza fondo. Mi devi un nichelino. Boccali senza fondo, che truffatore. Ehi, non c'è fondo in questo boccale. Però dammi i miei soldi. Ti avevo avvisato che i miei boccali sono senza fondo. E no, c'è il risarcimento. Che razza di... Grazie, torna quando vuoi. Truffatore. Allora, qui che c'è scritto? Ci sono un sacco di targhe sull'isola, eh? Ipecacuana, Cefelis Ipecacuana, una vite rampicante comune su tutto il territorio di Plunder Island. Lo sciroppo prodotto dai fiori di Ipecacuana era usato dai primi coloni di Plunder Island come... Hey, sto rapaz! Ah, bene, un lassativo l'Ipecacuana, perfetto. Conviene leggerli le targhette. Esempio di uno dei molti cespugli decorativi usati per i paesaggi panoramici di Plunder Island. Dicevo... Cosa? Mega Monkey? Perché Mega Monkey? Ho premuto la D perché volevo muovermi col WAZ. Mi scrive Mega... Vabbè, non tocchiamo la tastiera. Citofono per il sottopassaggio. Prego? Non ti capisco, cosa hai detto? Chiarissimo. Razzo! Il cartello che dice qui? Attenzione. Attenzione, basta. Solo attenzione dice. Attenzione. Sì. La stia per polli, ma dove sono i polli? Fate saluto che esco, mi raccomando, installa e domani attacchiamo alle 16. Va bene, ok, Warco. Appena finisco la live installo. Ciao, grazie di essere passato. È una stia per polli, ma non vedo nessun pollo. Infatti non ci sono polli. E il volantino? Ti senti giù perché la tua ragazza è diventata d'oro? Vieni alla palude, vieni a farti predire il futuro. Ah, voodoo, vabbè. E altro. Precedentemente solo voodoo. Visita la nostra nuova sede su Plunder Island. La voodoo lady. Prendiamo lo sto cartello. Ok. Qui dentro chi c'è? Ciao. Aio! No. No. Niente biglietto, eh? Fuori dai piedi. Ma... Ma cosa? Hai una prenotazione? Sì, ce l'ho. Certo che ho una prenotazione.
Fammi vedere il biglietto allora. Niente biglietto. No. Sto ai clienti che pagano. Ma che stronzo. Andiamo avanti. L'orologio, se non erro, dice l'orario giusto, vediamo. Buonasera, al segnale acustico l'ora esatta caraibica sarà 7, 30, 4 e 55 secondi. Bip. È corretto. Sono le 7 e 34, 35 ormai. Se lo rileggo adesso dice 35. Buonasera. Al segnale acustico, l'ora esatta caraibica sarà 7, 30, 5 e 15 secondi. Beep. Questa cosa è geniale, questa cosa qui. Mi era piaciuto un casino la prima volta che l'avevo vista. Allora, porta misteriosa, no. Qua ci sono i barbieri, ma voglio andare prima al teatro. Che era questo? Ah, mi devo ricordare, ci sono un po' di robe che devo raccogliere, tipo bacchetta magica. Prendila. Guardami mentre sparisce. Che figo, gli specchi. È una figata. Non è roba che... può sembrare banale, ma in realtà non lo è. Che bello. Mi facevano veramente belli i giochi prima. Allora, cappotto pirata. Cosa c'è nel cappotto pirata? Sembrerebbe un bel cappotto con giusto qualche scaglietta di sgradevole forfora. Sicuro che è forfora? Strano, non pensavo che la forfora si muovesse. Ah. Sono pidocchi, raccogli pidocchi. Mi servono. Ciao Volpe! C'è Femone che è in live. Wow! Vediamo cosa fa. Ah, niente, raga. Solite cazzate. Namo sempre. Dai, oggi sto facendo una cosa tranquilla. Buona cena, Snake. Mangia bene. Allora, se io guardo i pidocchi come si muovono... Si stanno agitando. Allora, se io utilizzo la bacchetta magica con il cappello... Voilà! Che funziona! Voilà! Ehi, ha funzionato! C'è qualcosa dentro! Andiamo a prendere il libro! La prima volta che ho dovuto fare sta cosa ero impazzito. Allora, possiamo andare sopra... Questa parrucca? Molto in. No, mi piaccio al naturale. C'era sto baule da vedere. È un vecchio baule da viaggio. È coperto da adesivi di molti posti lontani. C'è un adesivo di Blood Island. Ehi! Blood Island. C'è scritto, Blood Island è per i grassatori. Un messaggio dall'ente turismo di Blood Island. Forse l'artista che possiede questo baule sa come raggiungere Blood Island. I grassatori? È attaccato al baule. Andiamo a vedere se troviamo il proprietario. Tessere. Oh, non tessere. No, non va bene. Che cos'è? Tessere. O non tessere. Lo spettacolo debutta oggi. Aio! Io sono un pericoloso pirata e tu chi sei? Cromwell. Slappy Cromwell. Cromwell. Non è il mio vero nome in realtà. Il mio agente mi disse che il mio nome non era adatto. Cazzo urli, qua c'è gente che sta cercando di vedere una live. Scusami Volpe, scusami. Rex Fortune, cercatore d'avventura. Capisco. Non volevo Volpe, scusami. Cos'è questa squalida schifezza che state provando? Posso partecipare al vostro spettacolo? No, forse è meglio se è stata Blood Island, però... partecipare allo spettacolo? Fammi vedere. Non hai le mani adatte per una carriera brillante. Ma come? Non immagini quante volte l'ho sentito. Ma cosa? Per me recitare la vita. Per me recitare la vita. Lasciatemi partecipare al vostro spettacolo. Io facevo l'albero nel saggio dell'asilo. Anche noi avevamo un albero. Oh. Vi prego! Posso partecipare al vostro spettacolo? Mi spiace. Questo è un monologo. Ah, ok. Ehi, e io cosa sono? Fegato a pezzetti? No, non fegato.
Il fegato ha più presenza scenica. Bene. Va bene. Naturalmente quello che desidero davvero è fare il regista. Naturalmente quello che desidero davvero fare è il regista. Perché? Ho sempre sognato una mia produzione, Tito Andronico sul ghiaccio. Brillante. Va bene, basta adesso. Chiediamo le cose serie. Sei stato a Blood Island? Ma certamente. Come si ci arriva? Volta, l'unico posto nei Caraibi adatto ad un artista era Blood Island. No. Oh. Quelli sì che erano bei tempi. E ora? Giovani e forti. Oltrepassavamo i limiti della nostra bravura. Oh, quanti spettacoli azzardati e provocatori abbiamo fatto. Non avevamo paura di scocciare o offendere la grossolana sensibilità del nostro pubblico. Cosa rappresentavate? Più che altro, cabaret. Ai, cabaret. Potresti dirmi come trovare Blood Island? Il mio agente, Pallido Domingo, Pallido, occupava degli spostamenti. Pallido. Lui dovrebbe sapere come arrivarci. Dov'è? Dov'è? Hai qualche idea di dove potrai trovarlo? È un membro dello Zolfo Beach Club, qui su Thunder Island. A posto. Puoi trovarlo lì. Zolfo Beach Club. Continuate pure. Poi io uccido Cesare. Subito dopo. Ok. Andare sopra è inutile adesso, quindi neanche ci vado. Non c'era qualcosa? Aspetta, aspetta, ma che non c'è qualcosa da prendere? Mi sembra di no, però. Controlliamo. Però no, mi sembra che era proprio inutile salire qui. Dai, muoviti. Mi sembrerebbe che qualcosa stia bruciando. Deve essere quel cavo elettrico di scarto del 600. Aspetta un attimo, qualcuno ha scimmieggiato attorno a questi controlli. Per farli funzionare ho bisogno di leggere le istruzioni. Va bene, ok, non fare così. Per farli funzionare ho bisogno di leggere le istruzioni. Esatto, era inutile salire qui. Come esco? Per farlo funzionare devo leggere le istruzioni. Allora, andiamo dai barbieri di Siviglia. E sono qui, Barbershop. No, Barbary Coast. La costa dei barbieri. La costa dei barbieri. Andiamo. Benvenuto, caro cliente, alla costa dei barbieri. Dove ogni taglio è un'avventura. Aio! Aio! Dovrai attendere che finisca col capitano Rottingham. Siete dei barbieri pirati. Preferiamo il termine, bucanieri del capello. Grande! Forse voi potreste aiutarmi a trovare questo enorme diamante che cerco. Diamante? Sì, pare che sia in diamante. Ed è nascosto a Blood Island. Blood Island? Madonna, ma stai zitto, Guybrush. È una storia buffa, davvero. Devo liberare la mia ragazza da questa maledizione, che l'ha trasformata in una statua d'oro. D'oro? Aspettate, forse sto parlando troppo? Esatto. Allora, parliamo col capitano Rottingham. Salve, sono Guybrush Threepwood. Sono Guybrush Threepwood. Capisco e non me ne frega niente. Sono un temibile pirata. Un temibile pirata. Ah, ah, che vuol dire? Cosa vuol dire? Ah, volevo dire solo ciò che ho detto. Ah, se tu sei un temibile pirata, allora io sono calvo. E così tu saresti il capitano della nave, eh? Non un qualsiasi capitano. Non mi dire che non hai mai sentito parlare del capitano René Rottingham. Non ho mai sentito parlare. Sono semplicemente il capitano più astuto ed elegante che abbia mai veleggiato nei Caraibi. Non sai che stai iniziando a ingrigirti? Sai che stai iniziando a ingrigirti? Non sono io certamente. No? Non fraintendermi, capisci? Sei incazzato? Sicuramente bisognerebbe... ma non devo preoccuparmene per un po'. Al fuoco! Si salvi chi può! Credo che le autorità abbiano la situazione sotto controllo. A voglia! Giusto per scrupolo, barbiere. Vai col balsamo. Col balsamo?
E doppie punte. Se fossi in te, mi preoccuperei più per quelle doppie punte. Doppie punte? ho ucciso uomini per commenti meno diffamatori di questo. Va bene. È una piazzetta che inizia qui dietro. Cosa? Stai mentendo sicuramente. Se lo dici, no. Tutto ciò che so è che qualcosa sta succedendo qui dietro. Ok. Colpa dei capelli secchi, no, basta. Mi sembri occupato, torno più tardi. Allora, utilizziamo i pitocchi, guarda. Li mettiamo nel... No, nel pettine. Vai, go. Oh, oh. Maledizione, sei pieno di demoni del bulbo pilifero. Che diavolo stai dicendo? I maledetti vermi dei capelli. La maledizione di ogni pirata e igienista dei sette mari. Sì. Sicuro come la morte. Stanno strisciando sulla tua testa come un branco di foche depresse. Le foche. Urgono drastici provvedimenti. I vecchi cavalieri. Ehi, non siamo troppo precipitosi? Precipitosi? Brutto segno. Non c'è tempo da perdere. Bisogna amputare. No! Non mi rovinerai i capelli. Fermo! Minchia! Ma così l'ha buttato fuori? Questo pirata barbiere è bellissimo. Ha un'aria molto professionale. È bellissimo. Salve a tutti. Sono Guybrush Threepwood per servire lor signori temibili pirati. E guarda il sangue per terra. Guybrush. Io sono Aegis McMutton del clan McMutton. Vorrei tagliarmi i capelli. Dovrei proprio tagliarmi i capelli. Statene seduto, amico, e ti faccio un lavoretto con i controfiocchi. Vai. Mi taglia i capelli, guarda. Fermo. Piano. C'è un fermacarte qui. Raccoglilo. Non ci arrivo, sono troppo basso. E quello me la fa usare la maniglia. L'ho rubata. Dovrò trovarne un altro. E il mio taglio di capelli? Ma non arruffarti le penne. Vai, usa la maniglia, vai. Go. Maniglia. Andiamo a sbattere la testa su. Bravissimo, prendiamo la forbice che mi serve. Guarda quante cazzo è affilata sta forbice. Vai giù. Cercato per tutta l'isola e non ho trovato una pietra da usare come fermacarte. Addirittura. Dovrei solo dare un'occhiata ai tuoi capelli. Mi sono appena ricordato di avere un altro appuntamento. No, volevo farti anche una bella treccia. Allora, fammi pensare un attimo. Possiamo andare di qua. Ah no, no, aspetta, devo tornare sul paese. Perché c'ho le forbici adesso. Posso liberare la strada. Guarda il tuffatore, guardalo. Posso liberarmi la strada qui. Sotto bosco. Vai, libera sotto bosco. Taglia tutto. Ah, c'ha un fiore. Liberato. Dove andiamo adesso? Ah, ecco là dietro. Che dice il cartello? Chissà cosa significa questo cartello. Attraversamento serpenti. Che minaccia può mai essere un serpente? Cavolo, ti mangia. Ah! No!
positivo. No. Allora, cosa c'è? Uovo di Faberge. Cioè, questi costano un botto. È un delicato uovo di Fabergé dal valore Faberge. Prendilo. Che c'è poi? Accessori per l'aspirapolvere, prendi. Poi? Mucchio di roba, prendi tutto. Non c'è più niente, vero, dentro il serpente? Guarda che bello. È la spaventosa testa di quel serpente mangia pirati. Ma che cos'è i resti naturalisti? Sono ciò che resta di un membro della società naturalistica di Plunder Island. Quei tipi sono davvero dediti al lavoro. Enciclopedia? Non ce l'avevo prima. È il volume C ed è parzialmente digerito. Si legge solo pagina 243. Una bussola è un pezzo di metallo magnetizzato che galleggia in un liquido. Che informazioni totalmente inutili. La salsiccia? Oh, grosse, grasse salsicce! Mangiale! No, grazie. Questo pirata si preoccupa dei grassi polissatori. Piani top secret! Non voglio pensare a cosa accadrebbe se questi cadessero nelle mani sbagliate. Apilo. Dovrebbero essere usati solo a fin di bene. Sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero. Una ruota di scorta. Ha il battistrada molto consumato ed è inutilizzabile. Mannaggia, un caffè! È una grossa tazza di caffè fumante. Buona. Sono già abbastanza nervoso per essere dentro questo serpente. Accesso all'aspirapolvere. Elenco prenotazioni. È l'elenco di prenotazioni per il pollo di barba gialla. Buono. Che uovo di Fabergé. È un delicato uovo di Fabergé dal valore inestimabile. Le frittelle. È una pila di grosse frittelle morbide. Cucciolone. Indossa una maglietta che dice: mi sono divertito un botto a Big Whop. Ah, qua c'è il fiore di Ipecacuana. Praticamente è il lassativo questo. Una colla, bacchetta magica, vediamo se... Se uso il caffè? Non mi aiuterà ad uscire fuori da questo serpente. E lo sciroppo? Ha già mangiato. Ha già mangiato. Grazie. Dai, usa il fiore, dai. Non credo che andrà a prendere il fiore da solo. Allora, devo miscelare con qualcosa. Con caffè? Non saprei come mischiare il fiore con quello. È sciroppo di Ipecacuana, ha un senso. Sì, questo va bene. Oddio. Ero indigesto. Che berrutto che ha fatto. Ci sono andato vicino. Quando il serpente mi ha mangiato ho creduto che fosse finita. Grazie. Invece sono salvo. No. Adesso. Ehi. Ehi. Ehi, le sabbie mobili mi stanno risucchiando dai pantaloni tutte le cose che ho trovato nel serpente. No. Adesso c'è una strana sensazione. No. No. Porca vacca, io volevo l'uovo di Fabergé. Però mi ha lasciato l'elenco delle prenotazioni. Allora, qui il cartello dobbiamo leggere. Cespuglio Pappapishu. Scoperto dagli indigeni di Plunder Island, questo cespuglio deriva il suo nome da una parola nativa che significa ai. Il Pappapishu, prendilo. Ah, Pappapishu. Ho preso la spina, spero che serva a qualcosa. Ah, il Pappapishu. È una cosa bellissima. Sabbie mobili. Buche di sabbie mobili di questo genere sono comuni su tutti i percorsi naturali di Plunder Island. Molti viaggiatori incauti si sono ritrovati intrappolati e incapaci di liber... Oh oh, qualcuno per favore mi aiuti, sto affondando. Vite di salvataggio, Arborealis, Deus Ex Machina. La vite. Questa specie di vite è degna di nota per la sua forza e la sua abilità nel crescere dappertutto, eccetto dove ve ne sia più bisogno. No! Bastarda. E il pollo? Non ho niente da dire. Dai, parla col pollo. Non ho niente da dire. Non ho niente da dire. Prendilo. No. Ah, c'è un ramo qui. È un ramo appeso in modo precario a quella radice. È una canna cava. Allora usa questo. Bella, qua. Una cerbottana fuori serie. Usiamola col pollo.
non credo che le piacerebbe. Ci credo. Allora, io c'ho i palloncini e la pietra. Questi li uso assieme, perfetto. Soffiaci. Stai lì, fermo lì. Fermo lì. Perfetto, per la prima volta le cose vanno bene oggi. Se n'è andato. Attenzione. Ehi. È tornato. Fermo lì. Si è lodato il cielo per questi imprevedibili venti caraibici. No, usiamo la cerbottana col palloncino. Go! Oh, perfetto. Siamo liberi. Pom, 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 pom. Sembra che qui c'è una barca che ancora non posso usare. Esatto. È una bella barca, tranne che per quell'enorme buco sul fondo. Rende la barca completamente inutilizzabile. Dannazione. E adesso non ho nulla. Non posso incollarla. Con cui ripararla, va bene. Andiamo. C'ho gli... Oh, Rio! Ma sono già 10 misti piccanti, Pogen. Mi sa che con tutti questi misti piccanti che devi dare ci fai un'azienda mini. Grazie, Rio. Ci faccio un'azienda, sì, è vero. Grazie, grazie tantissime per la sub. Veramente apprezzato l'aiuto. Grazie. Come stai, Rio? Quanti misti piccanti, mannaggia. Bene, bene, dai. Sto rigiocando Curse of Monkey Island. Me l'ho regalato per Steam e oggi era il giorno giusto per portarlo. Anche se volevo fare un altro gioco, però sono rimasto fregato e ho dovuto cambiare programma. Allora, qui posso entrare adesso. Hai una prenotazione? Sì, certo che ho una prenotazione. Certo che ho una prenotazione. Fammi vedere il biglietto allora. Eccolo! Molto bene. Può sedersi qui, signor... mi scusi, signora Salamoia. Signora Salamoia. Stai ancora aspettando il PC? Ma quando arriva? Ma l'ha preso tuo padre il PC? No, questo me lo prendo per i biscotti. Menù? Menù speciale. Due cosce di pollo con insalatona di cavoli. Non sembra male se ti piacciono i cavoli. Sì, mi piacciono. E questa è la tagliera per le torte. Mia, è mia, è mia. Senti il rumore dei piatti. C'è un pollo schifoso. Mi devi far sapere la notizia ancora niente. Che abbia mai visto. No. Ah, sì, è il nostro pollo cajun affumicato. Pollo cajun, è lui? L'avventore? Ma è molto riservato per essere un pirata. Ehi, capo! Capo, mi stai ascoltando? È Grim! È uno dell'orda di scheletri di LeChuck. Ah, io ho aggiustato per bene la sua barchetta. I non morti che camminano tra noi debbono assolutamente essere distrutti prima che il male che li muove sovrasti e sottometti... Spero che ti arriverà presto, sto PC. Si lamentava dei miei polli. Oh. Ah... Allora, prendi il coltello. Buono. Ho fatto quelle sopracciglia. Il bottone lo prendo sicuro. Dice, chiedimi di Grim Fandango. Non mi va che la gente mi chieda sempre di Grim Fandango. Tutta questa situazione dà l'impressione di un violento diverbio. Parliamo con lui. Quindi qua ho recuperato un paio di oggetti, Cosa buona. Scusami, ma... Sei un pirata fortunato, amico. Io? Hai trovato l'oro, ragazzo. Davvero? Oro, oro, oro! Oro! Bocconcini di pollo dorati! Buoni! Un tesoro di fritto misto. Che ti porta da mangiare, Capitan Barbagialla? Prenderò il bargiglia arrosto. Però il sandwich si sta facendo dei dolci. Sì, i bargigli. Prenderò i bargigli arrosto. È finito, mi sa. A dirla tutta abbiamo finito tutto. Non mi è rimasta neanche una coscetta. Ho solo questi biscotti e un po' di insalata di cavoli di Peccac. Come sono i cavoli? Non c'è male, ma fra un quarto d'ora hai fame come prima. Ah, questo gioco lo vidi tempo fa quando non avevo qualcosa dove giocare.
Quindi vedevo giochi su giochi, specialmente quelli retro, mi piace vedere il passato. Curse of Monkey Island è veramente caruccio. Veramente bello. Il pollo d'oro! Sì, è un... sì, cioè, oddio, un easter egg, non proprio. Una citazione. No, non ha quasi nulla. Bel dente d'oro che hai. Bel dente d'oro che hai. Aio. Aio. Brilla come lo strato di grasso sui miei meravigliosi polli arrosto. Gli affari vanno bene se hai venduto tutti i polli. Gli affari vanno bene se hai venduto tutti i polli. Venduto? Non ho mai detto di averli venduti. E cos'è successo a tutti i tuoi polli? Ah, è una gagliarda storia di... Zeppa di massacri. C'è addirittura. Che vaga in libertà nella giungla di Plunder Island. Ma non è vero. È più di 2 metri. È forte e odia gli esseri umani. E gli brucia in corpo come una camionata di tizzoni ardenti. Lui è il pollo diavolo. 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 È più di tutti. La sua sì, Rio, l'ho saputo. Ho letto un paio d'articoli, sì. Cosa ha fatto? Ha liberato tutti i miei polli. Li ha messi in libertà nella giungla, allo stato brado. E ora mi ritrovo con un'ordinazione di polli enorme e non so cosa fare. Ma so che non gli basterà. Rovinarmi gli affari è solo il primo passo. Prima o poi ritornerà per me. Ma fidati, io sono pronto. Lui è pronto. Di 2 metri ne farò di affari. Bravo, Snake. Bravissimo, Snake. Vuoi unirti al mio equipaggio? Vuoi unirti al mio equipaggio e salpare per Blood Island? Che? Lasciare il negozio vuoto? Vermiciattolo infame! Sei fortunato che non mi tolgo la cinghia, ti do una lezione! Ehi, ehi, calma! Stai calmo! Soltanto. Scusa, mi sento nervoso come una balena arenata. Guarda come mi ha ridotto i nervi quel maledetto demonio. Vabbè, ti lascio lavorare. Ti lascio lavorare. Aio! Aio! Questo è il ritratto del pollo diavolo. Guardalo. Yeah, quando uscirono Snake, mamma mia, anche io ero bambino quando l'ho giocato. Ci sono i biscotti al burro? Me ne prendo uno. Sembra delizioso. Prendilo, prendilo. Aio! Sembra delizioso. Mangiamolo! Questo biscotto è pieno di vermi. No, cosa? È il mio ingrediente speciale. Dà quel pizzico di gusto esotico. È anche conveniente, perché non riesco a tenerli lontani dal cibo in ogni caso. Ma come? Che schifo! È il pollo degli 8 anni. Una leggenda! Cazzo, è vero! Il pollo degli 8 anni. È il pollo diavolo. Allora, io ho dei vermi. Guarda che sono belli, guardali. Prendiamoli e mettiamoli sul pollo. Sì, anche a me dispiace Rio, effettivamente. Hanno fatto tanti bei... Hanno fatto tanti bei giochini, eh. I Monkey Island della Telltale... Mi son piaciuti. Erano piacevoli. Una tessera. Mi serve questa tessera. Questa è la tessera... Per la spiaggia. Zolfo Beach Club, membro dal 1632. Dal 1632. Andiamo via. Ah, anche Walking Dead, caspita, è vero, Adra. Ma sai che ancora io non... I primi 2 capitoli ce l'ho perché l'hanno legati con Twitch. Non l'ho giocato. Con Twitch Prime. Borderlands ce l'ho pure. Anche i Sam & Max, eh? No, hanno fatto tanti giochi carini, tanti giochi, bei giochi. A Way Out pure. Se non erro. Allora, qui devo fare una cosa interessante. Vediamo se posso già farla, forse già posso farla. Numeri col gesso. Allora, devo andarmi a prendere un pezzettino dell'albero di gomma. Questo. Questo è l'albero della gomma. Mi serve un pezzo dell'albero della gomma. Per riparare la nave. Vai. Stomp. Eccolo. C'ho il tappo di gomma.
Ho giocato prima di Walking Dead perché era in italiano, il secondo in inglese, dove scaricarmi la patch. Lo sai che non so se l'hanno già fatto in... se hanno applicato una patch ufficiale, boh. Albero della gomma di Sumatra, donato a Puerto Pollo dalla nostra città gemella di Vacaville, Sumatra. Questo è l'unico albero esistente di questo tipo nell'intero emisfero occidentale e rappresenta il simbolo eterno dell'amicizia fra le nostre due città. E qua? Uguale? Albero caraibico della gomma. Uno dei molti alberi della gomma comuni su tutto il territorio dei Caraibi, usato come materiale da costruzione per navi. Figo. Allora, io devo fare in modo di buttare un pezzo di albero della gomma qua. I fan fanno sempre delle traduzioni per i loro giochi, ma poche sono ufficiali. Ah, ok, Rio. Beh, effettivamente. Buono. Perfetto. Quindi adesso accendiamolo. Io dovrei avere un tizzone ardente ancora acceso. Ma è room, la scia di room. Vai, scoppia tutto. Oh! Guarda che distruzione. Guarda, è perfetto. Wow. Oh, mi gira la testa. Devo darci un taglio con room. Andiamo qui. Oh. Posso chiedere a lui di diventare un membro della mia ciurma? Allora, cosa ne dici di unirmi, di unirti alla mia ciurma? Cosa ne dici di unirti alla mia ciurma? Mi sembri un tipo a posto, Guybrush, ma un uomo. Bevi, bevi. Il mio capitano, se non si guadagna il mio rispetto. E cosa dovrebbe fare un uomo per... Io me lo guadagno il rispetto. Battendomi in un'antica e onorevole prova di forza. Dimmi. 500 metri con zaino pieno di pietre pesanti? 500 metri con zaino pieno di pietre pesanti? Bilurco senza me. Ok, Volpe, buona cena. Di forza e virilità. Il lancio del tronco. Il lancio del tronco? E di che diavolo? No, aspetta, una specie di rituale pagano? Una specie di rituale pagano? No, no, niente del genere. Si usa un grosso tronco d'albero. Si va sul campo di gara e ciascuno lancia il tronco più lontano che può. Dai, facciamo! Il lancio più lontano è il vincitore. È lo sport più stupido che abbia mai sentito. E dire che guardo la TV via cavo. Aiù, ma che c'è la tradizione? Vabbè, facciamolo. Grande, facciamolo. Grande, facciamolo. E guarda lui quanto è forte. Io c'ho l'albero di gomma però. Oh! Ehi, ho vinto. Per i baffi a spirale di mio zio McManus. Mai visto un lancio così. È certo che sto nella ciurma. T'aspetto in bottega quando vuoi. È certo che sto nella ciurma. Altri due marinai nella ciurma. Allora, per prendere loro due mi sa che devo aspettare. No, forse lui posso. Lui posso? Mi mancava una cosa. Forse me la sono dimenticata. Aspetta che vado a vedere un attimo che era al teatro. Che stava qui? Nella tasca, sì? Stava nella tasca. Sembra che ci sia qualcosa nella tasca del cappotto. E vedi, vedi. Qui dentro. Ah, eccolo. Allora, andiamo a fare questa sfida difficile. Che devo sfidarlo a duello. Però ci parlo prima. Ehi là! Ehi là! Tripwood, temibile pirata. Naturalmente. Va bene, allora tu chi sei? Naturalmente. Von Helgen. Chi? Van... Esatto, il mio nome è il più temuto da ogni pirata, Edward Van Helgen. Mitico. Mito. Vorresti unirti alla mia sempre più folta ciurma? La tua ciurma? E chi vorrebbe entrare nella tua ciurma? Ah, sono cavolo. Island. Mi dispiace, Tripwood. Le ho viste, Rio, belli. Di navigare di nuovo. Non potrei servire un capitano che non fosse un gentiluomo mio pari. Gentiluomo il mio? È il mio ritratto. Il mio ritratto? Ora provalo. Se mi sconfiggerai in un duello tra gentiluomini, mi unirò a te. Ottimo, andiamo a duellare. No, no, no. Ci sono delle regole.
se vuoi duellare con me, devi insultarmi sufficientemente. D'accordo. Ehi, bella maglietta! Bella maglietta? Da quanto tempo sei daltonico? Ti prego. Molto provato. Tu combatti come un vitello. Questo è vecchio. Come una mucca! Il materiale più fresco, ok? Va bene, va bene. Non ti voglio insultare. Perché non possiamo lasciare... Sange nel gioco! Guarda che ore sono, devo scappare. 2 anni e 2 mesi. Wow, Snake. 2 anni di follow. Porca... Ma sono già 2 anni e passa che faccio streaming. Mi sembra ieri quando ho cominciato. Comunque, quei cursori che stanno lì sotto sono dovuti al motore di rendering dello Scum. Vediamo. Non riesco a farne altri. No, c'è un altro, ecco, l'ho fatto, eccoli. Guardali, guardali. Mi sa che devo andare di qua. Vabbè, comunque, dai. Però posso risolverli, eh. Che se non ricordo male... Fammi provare una cosa. Pa, 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 pa. Questo cos'è? Come si faceva? Immagine? No. Ah, eccolo qua. Forse è questo. Era un attimo, vedrete una cosa antipatica davanti allo schermo. Ora ve la tolgo, eh. Perché devo fare così? Ah, vedi, potevo utilizzare anche quello che già avevo. Non sono stato molto furbo. Hai visto? Hai visto, Rio? Non ci sono più. Non ci sono più. Devo spostare quel nero un po' più in basso. E ho finito. Ottimo. Grazie, Ria, della segnalazione. Mi ricordo che giocavi con l'Xbox. Io sì. È vero, è vero. E non avevo la webcam, non c'avevo niente. Ma neanche il microfono. Utilizzavo il microfono della cuffia dell'Xbox. Allora, vediamo. Devo duellare con lui. Quindi io ho preso il guanto, no? Che devo dare uno schiaffo col guanto. Da gentiluomo si fa così. Kapam! Questa è una sfida all'arena, sì, dell'onore. All'arena! Scegli l'arma. Voglio il banjo. Questo. Scelgo il banjo. Accetto. Davvero? Vai di banjo! Questo è difficile, eh? Devo stare attento. Madonna, me li ricordo.
me ne sono ricordato. Allora, l'ultimo. Mi ricordavo l'ultimo? Non me ne ricordo! Non me ne ricordo! Forse sì. E ora? Questo? Sì! Sì! No! No! Cazzo! Mi sembrava giusto. Stai zitto! Bravo. Ecco uno che non sa vincere. Vuoi riprovare? Certo, sto iniziando a scaldarmi. Certo, sto iniziando a scaldarmi. L'ultima nota non me la sono ricordata. Allora. Ok. No. Ho sbagliato subito. Certo, sto iniziando a scaldarmi. No, non è facile, raga. Non stare concentrato, cazzo. E guarda che faccia che c'ha lui. Ok. Allora, dovrebbe essere questa, questa, questa e questa. Yeah! Meglio fare subito. Ok. No. Aspetta, fermo. L'ultima nota era sbagliata. Stai zitto! Certo, sto iniziando a scaldarmi. Stai zitto! Merda. Cazzo, qual era? Qual è il problema, amico? Non riesci a continuare? Merda. Scusa, mi ero solo perduto nella bellezza della melodia. Vuoi provare di nuovo? Devo trovare un modo per ricordarmeli bene, ste cazzo di note. Porca puttana, devo contarli. Certo, sto iniziando a scaldarmi. Riproviamo. Ok, quello è il quarto, quindi 4. 4-5. 4, 4-5-4. 1. 4-5-4-1. Devo fare così, mi devo contare. 4. 5. 4-5 4 4-5 4 5 4-5 4-5 Ok. 3 4-5 4-5 3 Ok. Questo è difficile. 3 3 1 3 1 4, 3, 1, 4 5, 3, 1, 4, 5 3, 1, 4, 5, 5 1 Allora, 3, non me lo ricordo.
3 5 cazzo, fa culo, 3-1. L'ultima nota era sbagliata. Ancora una volta. No, sei inadatto a fare il capitano. Vuoi riprovare? 3-1 l'hai scritta, Rio, mannaggia, ma l'hai scritta. È solo che mi è arrivata in ritardo. Dai, riproviamo, facciamo di nuovo così. Certo, sto iniziando a scaldarmi. Ciao. Allora, 2. Due, due. Quattro. Due, due, quattro. Due, due, quattro, quattro. Due, due, quattro, quattro. Tre. Quattro, tre, quattro. Tre, quattro, quattro. 1 3 4 4 1 1 quindi 3 4 4 1 e l'ultimo 1. Minchia, grazie Dio, adesso aspetto io. 4 2 4 2 1 4 2 1 3 4 2 1 3 1 4 2 1 3 2. Me le ricordo, aiutatemi. Qual era? Qual era? Aiuto. 2, meno male. 2 3 1 2. Grazie ragazzi. Grazie Rio, grazie Rio. Ciao, vabbè. Non lo batterò mai. Grazie Dio. Cioè che poi un paio me li ricordo, poi quando sono sei numeri non ce la faccio. Io infatti nelle mie run private me li scrivevo. No, spara a lui, ehi. Hai colpito il mio peggio. Non puoi esserne sicuro. Quel colpo può essere partito dalla collinetta. Tutte le bugie di Bassa Lega. Non ne ho mai sentita una così bassa. Sei proprio sottovalutato. Sei un pirata. Tutto. Sarò orgoglioso di unirmi alla tua ciurma. Meno male. Grande. E sono pronto. E ridammi la pistola. E ridammi la pistola. Mi serve un altro marinaio nella ciurma. E lui. Però lui... Parliamoci un attimo. Ehi, amico, come ti va? Porca puttana! Con cazzo! No, no! Oh, dagli un'altra botta! Dagli un'altra botta! Madonna! Come hai fatto? Oh, è stato facile. Una piccola pressione applicata sotto lo sterno per espellere un oggetto estraneo dall'esofago. È fantastico! Ti devo la vita! Esagerati! D'ora in poi, questa verrà chiamata la manovra di Tripwood. Prima che nah. Hai giocato a Le tue giovani. Io voglio questo. Io. Così c'abbiamo una calamella, tu? Che schifo! Ha solo un po' di saliva e i capelli sopra. Quindi per far diventare lui un... Sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. Uno della nostra ciurma. Piacere di conoscerti, signor Bill. Bill? È un nome da pirata, Bill. Bill. Bill Tagliagole. Ah, capisco. Questo mette le cose sotto una nuova luce, no? Hai mai pensato di tornare alla pirateria? Stasera domani non vado col pub. No, Snake, come mai? Capitano giusto. Perché non ci vai? Io sarò il tuo capitano. Verso Blood Island è una grande avventura. Vuoi venire? Tu, un capitano. Io sono un capitano.
Io sono il temibile pirata che sconfisse le ciarpe. Oh, ciao Leno. Puoi dimostrarlo. Ha un sacco. Buonasera. Tesori, immense distese di oro e diamanti. Sì. Oro massiccio, cose del genere. Oro, ci abbiamo l'oro. Questi spiccioli. Questi spiccioli. Sì. Un bel cacciatore di tesori. Mi serve dell'oro per lui. In una gioielleria. Scommetto che troverò dell'oro su quest'isola. E quanto vorresti scommettere? Bene, ho questi spicci. Torna quando avrai qualche vero tesoro da mostrarmi. Vabbè, ciao. È stato un piacere, ciao. Con lui ido far vedere qualcosa di oro. Ma se io pulisco... C'è una curiosità, mamma. Se pulisco la caramella nella fontana... Mamma! La pulisce? Mamma! Mamma! Vediamo se lo fa. Non la pulisce! Hanno licenziato il mio amico e non è dell'umore giusto. Il video è fallito per 2 milioni di euro. Porca puttana Snake, che brutta notizia! Prima devo scrivere... Che lavorava alla Telltale per caso? Brutta battuta. Poi le devo mettere in... No, vabbè, ma comunque seriamente, ma caspita, mi dispiace tanto, cioè, Snake. Metto una parola alfabetica e poi... Ha lavorato per 20 anni. Porca vacca. Però lo... Non è una cosa brutta, brutta, brutta. Mi dispiace. Ma allora viene Saurore se non la grazia. Ti va una caramella dura? Che schifo se la mangi. Mi sono spaccato il dente d'oro. Lo sapevo che le caramelle fanno male ai denti, ma era bella tosta e troppo buona. D'ora in poi mangerò solo carne. Qualcosa da masticare. Adesso ci riprovo. Ho voglia di qualcosa da mettere sotto i denti. Allora, tieni, ti do la gomma da masticare, tieni. Ti va una gomma? Grazie. Proprio buona questa gomma alla bistecca. Ti prende qui. E anche qui. Guarda il dente, scoppia. Birboncello, hai fatto proprio un bello scherzetto al vecchio barbagianna. Gomma la bistecca, sì. Ci abbiamo un dente d'oro, eh. Però non me lo posso portare fuori. Perché lui ci ispeziona, quindi vediamo. Se non ricordo male, sì, c'è ancora un pallone d'elio. Parla. La mia voce è diventata buffa. Guarda che ho scritto. Poi utilizziamo il dente d'oro con la gomma. Il dente d'oro è nella gomma. No, aspetta. È bellissimo. Vai. Guardalo. Grandioso. La voce sta cominciando a diventare normale. Adesso andiamo fuori. No, prima devo scrivere così, guarda. Aspetta un attimo. Vedi, si incazza lui, aspetta un attimo. Prima le devo scrivere a caso. No. Poi no. Le scrivo in ordine alfabetico e le divido. Non ce l'ho. Uff, devo ordinarne un altro. Giovanni. Mi chiedo dove sia caduto quel dente. Beh, se tutto va bene, è qui dentro. Provede. È densa come sugo. Cosa? Non troverò nulla in questo fango ficcandoci la mano dentro. Eh sì, Snake, aspetta, Snake. Un attimo, Snake. Dice, chiedimi di Grim Fandango. Chiedimi di Grim Fandango. Allora, deve essere qui. Se non ricordo male, io lo devo prendere... Forse con questa, con la teglia. Proviamo. Sì, eccolo il mio dente d'oro! È il dente d'oro. E va bene, facciamo vedere questo dente d'oro al barbiere. E ci abbiamo tutti e tre i componenti della ciurma.
No, questo gioco me lo ricordo abbastanza bene. Guarda, guarda, guarda. Guarda un po'. Leoro vero, forse sei capace di trovare tesori. Sì. Allora ti unirai alla mia ciurma? Sì, se anche i miei compagni lo faranno. Già fatto. Bene, ho la ciurma al completo. Mi serve una nave. Nel frattempo al largo di Plunder Island. Un barile di grano e un pollo. Quanta quanta roba! Buono! Ci deve essere stata una battaglia. Beviamo l'acqua e corriamo a Skull Island. Re Andre pagherà bene per tutta questa roba. Aspetta! Aspetta un attimo! No, non li prendere quelli! Cos'altro? Sono. Non li prendere, no! Scarpe. No! Ehi! La... Ma sono degli stivali favolosi! Lasciali! Ma sono ancora caldi! Oi, oi, ai, 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 oi, oi. No. Stanno rubando i sabbi di Sam. Eccoli là, si sono fregati questi. Le 8:30. Che bello sta cosa che l'orario è vero. Al segnale acustico, l'ora esatta caraibica sarà 8:30 e 30. 5 secondi. Bip. Bip. Allora, per uscire da qui andiamo al Danger Cove. Mi sa che adesso la nave la posso riparare. La barchetta. Sì, si dice anche secondi, li legge dal PC, li legge. Li legge dalle configurazioni del sistema operativo. È una cosa geniale. Adesso sta barchetta la possiamo riparare. Meglio dell'ora esatta. Sì, sì, è veramente una genialata. Aspetta, devo utilizzare la colla col tappo. Il tappo è tutto colloso adesso. Il tappo è tutto colloso, quindi se lo metto qui. Perfetto. Posso usare la barca e andare là. Nah. Nah. Vai, usa la barca. Via, alla nave pirata. Corri però. Bravo. Guarda gli squali. Saliamo su. C'è nessuno? Qua c'è del catrame. 15 uomini su una cassa. E tu chi sei? No, non è lo qua, Sherry, è vero. Sono Gabriel Stripwood, temibile pirata. Sono un temibile pirata. Bene, vedremo come il mio capitano prenderà le tue minacce. Il capitano? Sì, Tripwood. Ti trovi a bordo del cetriolo di mare. Cetriolo di mare? Sì, il nostro. Il mio capitano, sì. Lui è il flagello dei sette mari. Chi? Il terribile pirata Lecce. Sì, capitano. È sul tavolo, signore. Lecce. Certo, capitano Lecce. Lecce. Sì, capitano. Solo un istante, signore. Me ne sto occupando. Dice che devi essere torturato. Scegli la punizione. Puoi essere incatramato e impiumato. Oppure camminare sull'asse. Impiumato sembra buono. Impiumato sembra buono. Perché non solo impiumato? No, mi piace. Suppongo che opteremo per l'asse. Stiamo no. Catrame fa troppa sporcizia. E inoltre il catrame ci serve per le riparazioni. Sembra che stia starnutendo. Lecce. Oddio, guarda le scimmie. No, 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 no. Devo disfarmi dell'asse. Vuoi dire qualcosa? Tornerò. Tornerò per uccidervi tutti. Bene, adesso vai. Vado, vado. Ma no, in ordine alfabetico delle prime lettere. Buttati. Sì, lo so. Minchia, si è buttato. Non è una lettera. Strano. Non c'è stato lo splash. 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 Devo far fuori quest'asse. Mi sembra che col seghetto si poteva fare. Vediamo se è vero. Yes. Accogliela quest'asse. Non ho bisogno dell'asse. Va bene.
Splash. Quindi adesso devo cerchiare le prime lettere. Oh oh, eccole lì. Sì, sono io. Non capisco come o perché continui a salire a bordo, ma la prossima volta che camminerai sull'asse sarà no, anche lui. Non ci cammino sull'asse. Ma come l'episodio dell'asse e se vuoi fare surf, esatto, Rio. E vai, incatramiamoci. Sì, mi serve, dai, fallo. Guardala. No! E le piume? Minchia, grandioso. E ora che faccio? No, ma non più del solito. Allora sparisci. Vabbè, me ne vado, ok. Guardiamoci. Adesso sono diventato il pollo diablo. Guarda che forte. Se vado qua dal tizio, settembre, lo faccio spaventare. Guarda, guarda come si spaventa il tizio, e sta qua dentro. Allora, facciamo pigliare un infarto. Hai una prenotazione. Hai una prenotazione? È il pollo diablo. Sono io il pollo diablo. Sì, ho liberato i prigionieri, adesso sono qui per te. Anzi no, diciamoglielo qui in spagnolo. Sì, e decado in libertà de los prigionieros y ahora vengo por ti. Oh mio Dio, fermo! Questo grasso di pollo ha fatto scivolare via i più. Il pollo bianco. Ma è una scimmia. Forse ho mangiato troppo pollo fritto. Sì. Un debole per il pollo. Ecco, so benissimo che voi non avete debolezza. Capitano Lecce. Lecce. Siete superiori. Sì. Sono che un misero moscerino. Ce l'ho il libro dei ventriloqui. Il capitano è una scimmia. Se il capitano è una scimmia, allora il signor Fossey deve essere... Aio, capitano, banane fresche per tutta la ciurma! Completamente pazzo. Cosa? Mio capitano? È pazzo. Le pulci vi stanno disturbando. Certo che vi gratterò, signore, signore. Ritrovare la statua d'oro vi darà una carica di entusiasmo. Ah, guarda, qui ce l'ha fatto la scena. Potremo comprare nuove navi e diventare il terrore dei Caraibi. Il terrore dei Caraibi. Allora, porcellana. Ehi, è una brocca di porcellana. Porcellana, prendila! Ma questa è una lunga storia, te la spiego dopo. E non ce l'ha mai spiegata questa storia. Allora, io ho il libro per il ventriloqui. L'avevo preso, sì. Usiamola con la scimmia. È un libro sul ventriloquio. Vai! Signor Fossey, pensavo... Mi sembrate diverso, capitano. Non interrompa. Scusate. Mamma mia. Forse è arrivato il momento di abbandonare la pirateria. Guarda cosa siamo. Guarda me. Il resto della ciurma. Siamo tutte scimmie. Tutte scimmie. Intendete come discendenza, signore? No. No. Senso letterale. Hai notato che la ciurma si diverte di più a dondolare dalle sardine che a ramazzare il ponte? Non neanche di nominare cosa hanno tirato attorno alla nave. Forse dicendo che la mia ciurma non è abbastanza disciplinata. No. No, 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 suggerisco soltanto di mandare all'aria tutto e tornare tra gli altri. Quella è vita da scimmia, non navigare per mesi in alto mare. Bene, signore. Se siete così deciso, sì, non credo di poterne discutere. Penso che il nostro ultimo lavoro sarà di sotterrare quella statua e... Sarà duro per gli uomini, ma dirò loro che voi pensate che sia meglio così. Va bene, ma dobbiamo tirare fuori quella statua e darla... Le convincerò che non è colpa loro.
Molto bene, e poi possiamo dissotterrare la strada. Se n'è andato. Guarda quanto è tranquillo il capitano. Questa deve essere la mappa che indica dove hanno sepolto Elena. Allora, con gli occhi ben aperti, segui il sentiero verso la X. Sud est, nord ovest, ovest, sud est, due passi a bla bla bla. Ok, me l'ha chiusa lui. La vuoi guardare questa mappa? C'è quella B? Sì. Due passi a nord est, est, sud ovest, X segna il punto. Ok. E basta. Basta. Non c'è altro da prendere qui. Le pannocchie. No, il grano turco è tutto unto e imburrato. Buono. I mirtilli. Non ho mai amato i mirtilli e non comincerò adesso. Il purè. Il purè è l'ultimo dei miei desideri adesso. No, i biscotti coi vermi. Non voglio un altro biscotto. E il burro, prendi il burro. Se lo prendo mi si scioglierà nelle mutande. Non riesco ad immaginare nessun uso per una fetta di pane bottino. Vabbè, ciao. Possiamo andare via? C'è la barca, no? Accidenti, non c'è più la barca. Come vado via? Oddio. Dall'oblò? Se esco da quell'oblò, cadrò sull'asse galleggiante che ho tagliato. Vai, aprila. Hai visto che serviva l'asse? Nelle mutande, sì. Scappa! Cioè, com'è che è rimasta lì? Come ha fatto a rimanere lì quell'asse? Quindi adesso la X segna il punto, io so dov'è. Io lo so dov'è. Dobbiamo andare al teatro. Non c'è quella D. Qui. Leggi della fisica nelle avventure grafiche. Sì. Ma siamo sopra. Quindi devo aprire tutto. Tutto aperto, no? Qual è la prima mossa? Questa Giovanni. Sud est. Però c'è anche Gaggio. Quindi sud. Però questo perché c'è la A. Sud est questo. Non lo so perché fai una. Minchia, era l'altro, fanculo. Sarò bravo io. No. Però vedi che questa c'è prima la. Allora è questo. Minchia, provali tutti. Anche questo c'è la. No, questo qua è. Era solo uno. Scusa, quando ci stanno tante, devi vedere la. Ma è sud est il primo. Che stiamo facendo, non ascoltare la allergia. Quando ci stanno tante. È sud est. Sud è questo. Lo sottengo così. Va bene. Deve essere tutto aperto, poi. Oh, è giusto. Ok, sud est. Poi. Ah, me l'ho confuso. Vediamo. Poi nord ovest. Prima viene nord ovest. E poi viene. Ok. Giovanni. Ovest sud. Quindi ovest. Poi sud. Ok, est e due passi a nord est, quindi est e due passi a nord est, quindi uno e due. Guarda Max! L'avete visto? Poi est e sud ovest, est e sud ovest. Ecco la X. Deve essere il posto in cui Elena è sepolta. Yeah. Sì. Lì c'è Elena. E ora? Il momento che tutti stanno aspettando. Cosa ne dite di qualche eccitante gioco di destrezza? Sì, vabbè. Qui che ci sono le palle di cannone. Sembrerebbe che stia per fare un gioco di prestigio con le palle di cannone. Non c'è. H non c'è, I non c'è.
Mi sa che non ho quello che mi serve. Mi manca un oggetto, perché non era col biscotto. Mi sembra uno spreco di ottimi biscotti. Andiamo fuori. C'è un posto che non ho visitato ancora. Che prima non potevo visitare, quindi. Collinetta, no. Qui va dietro, devo andare. Caspita, non c'è questo? Ok. Alla cabagna. Cabagna. Perché adesso a lui devo far vedere che c'ho la tessera. Guarda, sono un socio. Scusa, la mia tessera. Il cucinaio serve da cellulare, ok. Rio. Ok. Ci deve essere senz'altro un errore. Tu sei. Ci deve essere senz'altro un. Una tessera di iscrizione. Fammela vedere. Deve essere stata approvata il mattino seguente al party di Natale. Esatto, e credo che prenderò uno dei vostri soffici teli e mi godrò una simpatica e rilassante passeggiata sulla vostra spiaggia. No! Non puoi? Come no? Sì! Devo! E forse prenderò il sole nudo. Mamma mia, no! Ora che ci penso, è molto bello laggiù, in fondo, alla spiaggia. In dovresti fondo? Andarci. Dovresti andarci ora. Ci vado? Guarda, io lo faccio, però so che non posso. Vedi che abbiamo... Ma ora mi sei appoggiato. Guarda. Guarda chi c'è lì. Hai? Calda. Ah, Papà Pisci. Brucia. Sempre la M faccio, perché in corsivo. Cavolo. Allora, qui c'è gli asciugamani, sì, li posso prendere. Papà Pisci. Sveltelo morbido. Prendine ancora. Un altro. Ne prenderò solo un altro. Bravo. Quindi ora questi teli li bagniamo. Bravissimo. Poi facciamo anche tutti un altro. I teli sono bagnati ora. Bravo, adesso facciamo un bel gioco. Facciamo andare via questo antipatico. Poppa Pisciu! Non c'è faccia parola. Perché mi serve quest'olio da frittura. Cosa? La puoi dividere però. Ok. Ah, dai, la friggitrice è unta. Non c'è niente di meglio sulla piaccia di una generosa porzione di cibo fritto e unto. Sì, prendilo. Fa male. Fa male. Fa male. Andiamo a parlare con Pablo. Quindi adesso io ho gli asciugamani bagnati. E li devo usare. E poi si accende. Piano piano mentre vado avanti. Sì. Senti, senti come brucia. Vai. Vai. Guarda. Guarda dietro, guarda. Madonna. Eccolo il bagnante. Sono Guybrush Threepwood. Piacere di conoscerti, signor Threepwood. Mi chiamo Palido. Palido. Sono contento che tu sia qui. Finalmente qualcuno su quest'isola che conosce le buone maniere. Graderei un drink freddo. Porta via questo e servimene un altro. Wow, sei pallido. Senti, amico, non sto prendendo il sole da molto, quindi dacci un taglio. Quanto tempo sei qui? Da febbraio. Oh! Non credo tu capisca. Da febbraio. Mi spiace, tesoro, davvero. Forse non ho usato la parola magica. Porta via questo drink e portamene un altro. Ora. Madonna. Ci si vede. Andiamo a sto boccale, dai. Apriamo il cancello e ce ne andiamo. Allora, l'olio ce l'abbiamo, lì possiamo fare un po' di danni. Abbiamo il boccale. Devo fare girare pallido poi. Quindi torniamo a Puerto Pollo.
Cosa deve fare adesso piuttosto? Posso fregare lui col boccale. Mi sostituiamo. Perché in realtà mi servono. Una scimmia a tre teste. Grandioso! Mi servono tutte e due i boccali. Davvero una grande giornata. Bravo. Solo non significa che tu debba farmi perdere tempo. Vai, parla con lui. Scusami. Guarda. Voglio la limonata. È buona la limonata? No, certamente. È una bibita veramente sana. Dai, dammi un altro. Sanguisughe sulla lingua. Dammi un'altra limonata, piccolo imbroglione. Dammi un'altra limonata, piccolo imbroglione. Mi devi un michelino. Vieni. Stavolta è buona, me la bevo. Ah. Era fresca come un giorno da come hai fatto a bere tutta quella limonata? Me l'hai data tu? Spero che sarai soddisfatto. Hai gettato un giovane imprenditore rampante sul lastrico. Vabbè, addirittura. Prendi anche questo boccale che ci serve, dai. Non ne ho più bisogno. No? Allora la brocca. Grazie al cielo, non è una brocca di porcellana. Perché qui c'è una tintura, mi serve questa tintura e la mettiamo nella brocca. È piena di vernice adesso. Quindi possiamo andare di nuovo alla spiaggia. Preferisco aggirare il cancello piuttosto che rifare di nuovo la storia dei teli. Fallo, bravissimo. Allora, se io utilizzo il boccale senza fondo, lo mettiamo qui e gli verso la tintura, lui si abbronza. Così si gira. Ti ho portato un altro boccale. Grazie. Grazie. Tieni, pallido. Ecco il tuo drink. Ah, si è abbronzato. Guarda, pallido. Stai bruciando. Tutti quei mesi al sole la mia abbronzatura se ne va così. O forse dovrei girarmi. Buona idea. Girati. Ah, che bello. Guarda, vediamo che ha qui. Che cosa c'hai lì? Non memorizzerò mai questa mappa. È troppo complicato. Friggiamolo. Oh mio Dio! Oh mio Dio, fa sempre senso sta cosa. Spellalo. Vorrei non doverlo fare. Hai fatto danno. Scappa. Begli stivali, eh? Scusa. Cosa credi? Ho davvero le ossa grosse. Zitto, il capitale Chuck. Svegliatevi, zoticoni. Salpiamo per la mia fortezza su Monkey Island. Scatenerò tutto il mio esercito di non morti. Questa volta Helen sarà mia. Ah, Helen. Helen. Sarà un bel giorno per l'inferno quando sentirà il potente alito del mio bacio su e diventerà la mia sposa non morta. Distruggerò chiunque mi si pari davanti. Dolenti, marinai. È bello essere morto. Se lo dici tu. Allora andiamo al teatro. Ci dovrebbe essere rimasto l'olio, no? Sì. Abbiamo un po' di olio, lo mettiamo nelle palle, guarda, facciamo un bel danno. Sì. Ho paura che stia arrivando il momento delle palle di cannone. Vai, go, go, vediamo. E ora la più grande delle delizie ci speriamo.
la famosa scena gioco di destrezza con le palle di Candida. Ma non è vero, è un imbroglione assurdo lui. Wow! Madonna! Che volo! Sono felice che ci sia stato il lieto fine e che alla fine abbia avuto la ragazza. Ah, è bellissimo. Che cosa la scimmia? No, c'è un badile. Dai, disotteriamo lei. Che adesso possiamo andare a Blood Island. Elena dovrebbe essere al sicuro in cima al pennone. Per sì, ora. Per ora. Andiamo. Abbiamo la palla, vedi, sono partiti. Bene, ho un equipaggio, una mappa, una nave e finalmente Elen. Ora niente mi terrà lontano da Blood Island per annullare la maledizione e salvare Elen. Che ne pensate, ragazzi? Tutti a Blood Island. Andiamo a prenderci la nostra fortuna. Ragazzi? Ragazzi? Potrebbe essere più difficile di quanto immaginassi. Parte 3. Che c'è? Tre velo al vento. Che c'è? Bacino. Credo che quella nave ci stia seguendo. E la nave ci segue la nave. Il riflesso del sole sulla baia. Che grande giornata per navigare. No, è Rottingham. È Rottingham. Ragazzi, siete con me? Ehi. No. Una balena. Ma dove? Quella nave ci sta raggiungendo. Bill tagliagole. A mai nel ti saluta Rio. Mai al pappa figo! No, no, amico! Ci stanno abbordando! Giurma, aiutatemi! Mi frega! Adesso d'ordine, mistice di cetacea, direi! Credo che tu abbia! Oddio, eccolo! Rottinga! Sei tu! Rottinga! Cosa ti serve? A parte un buon parrucchino! Sono qui per la mappa della favolosa Blood Highland! No! Così potrò trovare il diamante di cui parlavi! Mi farò un bel fermacarte per la mia scrivania! No! Guardate! Sta saltando! Ecco, va! Niente, quelli guardano i delfini! Mi serve per salvare lei! Allora te la dovrò prendere con la forza! Quella balena sarà lunga 30,5 metri, 100 piedi e peserà almeno 200 tonnellate. Ma sto guardando le balene. Troverai con me che in duello un intelletto affilato è molto più importante di una lama affilata. Questo è il combattimento con le spade in rima. Facciamola finita. Ogni nemico io l'ho sempre annientato. Mi fai certo. Bene, combatti come un vitello. Non come una mucca! Non è per niente corretto. Cioè? Tre marinai combattiamo diversamente. Tre marinai, ogni insulto e minaccia deve essere in rima. Cosa? Se cosa? Ad esempio, io dico ogni nemico io l'ho sempre annientato. Tu devi dire... Trovai una volta dell'oro, ma era variato. Devi dire... Col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. Proviamo di nuovo, ok? Sei ok. Sei impellente di una scimmia negligée. Oh, sto aspettando. Tusce! Merda! Come pensavo, sei un dilettante con la spada. Dammi quella marra. Prendila. Merda, che schifo. Quella è la mappa. Appena avrò finito di razziare queste acque, farò vela per Blood Highland. Ci rivedremo, signor Twipod. Ci rivediamo di sicuro. Bastardo. Mi ha fregato la mappa. Devo riavere quella mappa o non troveremo mai più Blood Island. Grazie, ragazzi. Grazie. Siete di grande aiuto prima. E mo? Capitano! Sì, signor McMahon? E ci ma? Stavamo chiedendo, ci stavamo... Che genere di capitano sei? Cosa intendi dire, Aegis? Ebbene, alcuni capitani sono uomini d'azione. A loro piace avere la completa responsabilità e il controllo della nave. Okay. Altri capitani amano di più concentrarsi sugli aspetti accademici del comando. I capitani che sono uomini d'azione
senza dubbio hanno maggiori difficoltà a sconfiggere altre canaglie di mare nel bel mondo del combattimento navale. I capitani più accademici scopriranno che gli altri vascelli pirati sono meno combattivi, per cui molto più facili e veloci da sconfiggere. Capisco. Allora, capitano Tripwood, che razza di capitano sei? Porco, una macchina! Controllo le dure battaglie navali come ogni buon capitano. Battaglie navali come ogni buon capitano. Esatto. Via col combattimento duro. Navighiamo. Io chi sono questo? Sì. Ah, ok. Allora, questo è capitano. No, io devo andare a combattere con questo. L'ho buttata. Ah, ecco, posso sparare così, perfetto. Guarda, guarda, no, gira, 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 bravo, spaccali! Cioè, abbiamo dei cannoni che fanno pena, eh? Dai, abbiamo sconfitti! Maledetto ficcanaso! Sono Kaigo la Streetfoot! Adesso devo imparare le frasi. Allora, sei più repellente di uno scimmio e negligge! Oh, beh! Non lo sapevi? Ogni nemico io l'ho sempre annientato. Chi lo dice, lo è. Vabbè, questo è stupido, però. E mo che gli dico? Sei brutto. Sei brutto. È insultante che tu abbia usato questo insulto con me. Dimmi una frase. Non avrò pietà per te. L'aria è molto meno umida dalla parte di Santa Fe. Dalle parti di Santa Fe. E mi deve battere. Potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Molto piatto si diventa la presa. Amo il ritmo sincopato. Il ritmo sincopato. Vabbè, devo perdere. Dammi il tuo tesoro! Non ce l'ho? Tu saresti il primo ad averlo. Credo andiamo. Di aver bisogno di più pratica con i duelli. Almeno li ho battuti nella parte di combattimento navale. Piano piano, piano piano. Pirati poco aggressivi, vai, sei pirata. Sei un pirata, dici tu. Dovrai provarlo, dico io. Sono Guybrush Threepwood. Temibile pirata. Non farmi ridere. Allora, questo no. Questo non lo sa. Però ci riprovo. Sei più repellente di una scimmia in negligé. Vabbè. Oh, beh. No, non ho pietà per te. Oh, beh. E dai. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Non credere. Dammi tesori. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu, spugna di mare spappolata. Non la vorrai comunque a questa terribile maledizione. Cosa? Scherzavo. Siamo carichi di bottino. Quindi se siamo carichi di bottino, andiamo a portapollo. Guarda lui che sente. Bene, bene. Credo che tu abbia imparato qualcosa di importante sulle truffe. Devo comprare i cannoni più forti. Signore, non imbroglierò mai più nessuno, lo giuro. Ho un nuovo lavoro adesso ed è fantastico. Cos'è? Vendo cannoni. Dimmi, bello. Non vendo più. Tu mi hai mostrato la luce. Posso mostrarti delle munizioni a frammentazione progettate per offrire delizioso dolore e irragionevoli sofferenze a tutti i tuoi nemici? Sì. Sono un temibile pirata. Sono un temibile pirata. Ok. Forse sei un pirata. Ok. Non sarai mai un temibile pirata finché la tua nave non sarà equipaggiata col meglio della tecnologia bellica della Bumblebotto Baby Cannoni SPA. Va bene, ok. Capisco che sei un pirata alle prime armi in procinto di diventare il più grande tra i temibili pirati. Oggi inserire nome cliente. Come hai detto di chiamarti? Guybrush Threepwood. Oggi, signor Chiphood. Chiphood? La linea completa della Bumblebotto Baby Cannoni SPA. E per cominciare, dai, dammi cannoni. Il modello base, l'amico del bucaniere. L'amico del bucaniere. I seguenti modelli: il Boom Master, lo Sforacchiatore Deluxe, il Flagello 2000. Flagello 2000. Mister Massacro. E infine, il cannone usato dal più temibile dei filippini. Rottingham. Rottingham in persona. Il Macello Matic T-46.
Quello devo prendere prima o poi. Partiamo dal primo, dal primo. Prendo l'amico del bucaniere. Vada per l'amico del bucaniere. Fammi controllare il magazzino. Sì, ce l'abbiamo. Yeah. Non te ne pentirai, amico. Bene. E adesso? Dobloni? Gioielli? Fanciulle rapite? La mia nave è piena di bottino. Beh, il tesoro nella tua stiva non è sufficiente no. a coprire questo momento. Cazzo! I miei vecchi cannoni in cambio? Beh, non saprei. Sembrano molto consumati. Un attimo, che controlli il mio catalogo. D'accordo. Ah. Mia madre di installare subito i nuovi cannoni. Sua madre. Preleverà la quantità di tesoro necessaria e i cannoni vecchi. Mamma! Bene. Mamma! Andiamo. Non siamo ancora volati. Andiamo ai cannoni. Cannone livello 2, perfetto. Che poi piano piano miglioriamo i cannoni. Quindi adesso ci sono i pirati nuovi. Se faccio doppio clic ci vado subito, questo è figo. Allora, aia, mi hanno preso. Mamma! Hai sentito, Snake? Stiamo scappando. Ehi, 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 dove andate? Cazzo, hanno preso il vento. Mi sa che li perdo. No, non li perdo. Uno, due, tre, spara! Presi! Presi! Lo gira del tutto e spara! Olè! Via dal mio ponte, mollusco! No, 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 io devo combattere! Un temibile pirata! Non farmi ridere! Allora, questo della scimmia? Il repellente di una scimmia in negligé. Oh, beh. Ma che non lo sa nessuno? Allora dimmi questa qua. Non avrò pietà per te. Chi lo dice lo è. Ma sono deficienti. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Chi lo dice lo è. Niente, così vinco i tesori e mi faccio i cannoni nuovi. Ok. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu, spugna di mare spappolata. Vabbè, andiamo. Il tesoro è tuo. Siamo carichi di bottino. Ho capito, quindi cambiamo i cannoni e via. Sì, 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 voglio i cannoni. Cos'hai di buono oggi? Posso nuovi. La linea completa. No, 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 non me lo dire, non me lo dire. Allora, voglio il Boom Master. Il Boom Master. Vada per il Boom Master. Mamma! Mamma! Dobbiamo fare così, dobbiamo diventare sempre più forti. Aspetta che vabbè. Dove sono? Dove sono? Eccoli. Presi! Giro. Ok! Minchia i cannoni. Sei un pirata, dici tu. Sì. Allora, scimmia. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. Quindi. Sei più repellente di una scimmia in negligenza. Chi lo dice lo è. Ma sono tutti deficienti. Dai, non è possibile. Non avrò pietà per te. A quanto pare non ne hai neanche per te. Perfetto. Quando tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. I travel check sono utili nel Regno Unito. Devo imparare le frasi, piano piano. Ucciderti sarebbe un trascurabile omicidio. Sì? Ho scritto un livello al re del Portogallo, ma non l'ho mai spedito. Ti hai visto queste frasi fatte a casa? Perfetto. Dammi il tuo tesoro. Non ce l'ho. Di mare. Non ho nessun tesoro. Altrimenti perché ti avrei attaccato? Esatto. Per le frasi. Allora, pirati quasi aggressivi. Go! Spacchiamo! La mia ponte, mollusco. Sono Guybrush Threepwood. Temibile pirata. Non farmi ridere. Allora, questo delle scimmie lui non lo sa. Uccide sempre un trascurabile omicidio. Ah, non ha un'idea per te, lo sa. Questo qui voglio dire. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Oh, beh. Non lo sa. Allora, proviamo questa. Ucciderti sarebbe un trascurabile omicidio. Allora uccidere te sarebbe un trascurabile fungicidio. Ogni nemico io l'ho sempre annientato. E questo è quello dell'alito. Dov'è? Col tuo fiato. Col tuo fiato sicuramente l'avrai soffocato. Dammi il tuo tesoro.
Allora, questo qua del basito. Tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Oh, ma... non maledetta tu! Non sai le risposte. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu. Tesoro, tesoro. Di bottino. Andiamo a prendere i cannoni nuovi. Già di ritorno, amico. Cos'hai di buono oggi? Posso offrirti la linea? Prendo lo sforacchiatore deluxe. Uno sforacchiatore deluxe in arrivo. Mamma! Mamma! A posto, vediamo se riusciamo a fare l'altro combattimento. Beh, la nave dovrei riuscire a buttarla giù. Come va, Levi? Come va, povera pizza? Okay. Allora, butto giù un altro paio di navi e stacco. E si mangia a breve. Ai. Guarda, sono forti, eh? Bravi. Ma io sono quasi più forte di voi. Allora, vediamo. Pizza. Sì. Ogni sabato facciamo la pizza. Guardali, guardali. Anche ora vanno giù. Sono forti, veramente forti. Adesso mangiamo la pizza. E vai, annientati. Mangiamo la pizza. Dovrai provarlo, dico io. Sono Gabba Stripwood, un temibile pirata. Non farmi ridere. Invece sì. Allora, scimmia negligee. Sei più repellente di una scimmia negligee. Chi lo dice lo è. Ma questa non la sa nessuno. Allora, questo qua del padre. Tuo padre ti ha visto, deve essere rimasto basito. Chi lo dice lo è. Niente. Siete dei deficienti. Allora, no. Questo qua del massacrato. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Sto tremando. Sto tremando. Ho vinto. No, non mi piace vincere così. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu, tampone sporco di cerume. Prendilo. Tanto non faceva altro che ingombrare la stiva. Andiamo. Cambiamo i cannoni. Così vediamo dei pirati un po' più seri, no? Già di ritorno, amico? Sì, allora, volete i cannoni? Vorrei dei cannoni per la mia nave pirata. Prendo il flagello 2000. D'accordo per il flagello 2000. Mamma! Mamma! Vediamo questi cannoni di livello 5. Guarda che sono fighi. Guarda come sparano. Guarda come sparano lontano questi cannoni. Oh, che ho sparato male. No! Sono forti. No, no, ma che ha sparato storto? Ai. Siamo pari, eh? Guarda, guarda come ti butto giù. Guarda come ti butto giù. Stanno scappando. Vigliacchi. Siete dei vigliacchi. Ma perché stanno lo so? Bisogna essere pazienti. Sì, lo so, Rio, è vero. Vabbè, ora li provo qua. In caso poi si continua domani. Guarda che bravi, mi hanno preso. Però io ti ho preso con due. Mamma mia, che botta.
Dai, quanto cavolo so duri? No, ma perché ha sparato storto? E vai! Così sei un pirata. Guarda che brutta, senza naso! Dico io. Sono Guybrush Threepwood, un temibile pirata. Senza naso. Allora, negligé tu la sai? Lente di una scimmia in negligé. Somiglio tanto alla tua fiancée. Ah, la sapevi, bravo. Un motteggio più arguto del mio non c'è. Sono affascinato dal pensiero di Henri Poincaré. Preferisci essere sepolto o cremato? Tutte le frasi nuove, mi ha detto, buono. Il valore di una buona colazione non può essere negato. Ok, perfetto, ho imparato delle frasi nuove. Tesoro, rifiuto di mare. Se ce l'avessi, tu saresti il primo ad averlo. Ricombattiamo. Pirata aggressivo. Meglio che te ne vai prima di farti male. Dammi il tesoro e ti lascerò vivere. Buona fortuna, ragazzo. Allora, negligé lo sappiamo, questo lo sappiamo. Uccidere è un trascurabile omicidio, non mi ricordo se ce l'ho. Ucciderti sarebbe un trascurabile omicidio. Allora uccidere te sarebbe un trascurabile fungicidio. Ce l'avevo. Somigli a quel fesso di mio zio Vitto. Vero? Se pensi di sposarti, trova almeno un buon partito. Sei il mostro più orrendo mai creato. No, non la so questa. Il rivestimento in legno della mia nave è simulato. Ma sono delle frasi bellissime. Arrivo, Steve, e tira fuori il tesoro. Dai, fuori, fuori, andiamo via. Di nuovo, dai, di nuovo, bellissimo. Guybrush, pirata aggressivo, go. Oh. Vattene, maledetto ficcanaso. E tu non ce l'hai il naso. Dammi il tesoro e ti lascerò vivere. Non vivrai abbastanza per pentirtene. Sei il mostro più orrendo mai creato. Sto tremando, sto tremando. Non la sa. Preferisci essere sepolto o cremato? Oh, beh. Ma non le... perché le dice e poi non le sa le risposte? Assomiglia a quel fesso di mio zio Vito. Sto tremando, sto tremando. Fatta apposta. Cioè, ma hai fatto vincere con le tue stesse frasi. Hai vinto. Dammi il tuo tesoro. Tu siamo carichi di bottino. Cambiamo i cannoni. Con le sue stesse frasi, ma mi ha fatto vincere. Già di ritorno, amico? Sì. Vorrei dei cannoni per la mia nave pirata. Vedi, ci siamo quasi al T-47, eh? Un mister massacro in arrivo. Mamma! Siamo arrivati a quasi alla fine dei cannoni, eh? Però con poche frasi. Aia! Forte, eh? No, io non mi faccio più prendere, forse. Che poi vanno anche lontano, eh? Guarda quanto vanno lontano, che figata. Doppietta. Mamma mia. No, siamo stati sconfitti. Che umiliazione per un pirata della mia abilità. Limonata cancellata con le Xeros. Sì, hai visto. Beh, però abbiamo combattuto bene. Mi piacciono i pirati aggressivi, mi piacciono. No! Dai, 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 andiamo all'attacco! Sì.
presi in pieno. Ma perché spara da caso? Via, go, così si spara, guarda. L'ho preso in pieno. Ma stavolta vanno giù. Se non vanno giù adesso. Mamma mia, liscio. Abbordare una nave pirata può essere pericoloso. Guarda che naso che c'è quello. C'è quello senza naso e questo con troppo naso. Mi sa che la pizza è qua. Sì, sì, aspetta, ora stacchiamo. Sei il mostro più orrendo mai creato. Un po' come le ragazze che hai. Wow! Questo è bravo. Sei più repellente di una scimmia in negligenza. Questa è quella della fiancée. Somiglia tanto. Sì. T'ho fregato pure io. Allora. Quello dello zio Vito. Zio Vito, tua zia troverebbe il paragone alquanto arrivato. Ti infilzerò come un porco in un buffet. Questa non la so. A quanto pare non ne hai neanche per te. Aia, bravo. Non devi toccare. Ciao, Peps. Buonasera. Non devi toccare tu. Come va, Peps? Allora, ti infilzerò come un porco in un buffet. Quando avrò finito con te, sarai un filetto grillè. Mai visto uno spadaccino più goffo di te? Questo non lo so. A quanto pare non ne hai neanche per te. Sì, è abbastanza però. Mutilato e sforacchiato. Credo che un aspirante pirata spesso si sente alienato. Ok. È buono combattere. Apri con lui. La tua stiva e tira fuori il tesoro. Prima l'ho messo di sotto e caduto. Ma quello c'è un babbo! Come osi attaccare la mia nave? La borsa o la vita? Allora, mai visto uno spadaccino più goffo di te? Chi lo dice lo è. Eddie non lo sa. Sei il mostro più orrendo mai creato. Un po' come le ragazze che hai corteggiato. No, no, questa la sapevo, cavolo. Non avrò pietà per te. A quanto pare non ne hai neanche per te. Questo è giusto. Allora, vediamo. Questo del... Questa la so, questa no. Preferisci essere sepolto o cremato? Con te in giro preferirei essere affumicato. Non dormire finché non ti avrò massacrato. Questa la sapevo. Ma forse no. No, mi sa che non ce l'ho quella. Temo che l'uso dei fondi governativi sia inappropriato. Va bene. Scommetto che l'ultimo combattimento, dai, che poi devo staccare. È meglio che sparisci se ci tieni alla pelle. Sono qui per saccheggiare il tuo tesoro. Assaggerai il mio acciaio. Ma ora disponibile. Però che devo fare? Lera, sei un mostro? Sei il mostro più orrendo mai creato. Un po' come le ragazze che hai corteggiato. No, non era questa, qual era? Ti lascerò devastato, mutilato e sforacchiato.
Un po' come le ragazze che hai corteggiato. No. Preferisci essere sepolto o cremato? Questo è affumicato. Con te in giro preferirei essere affumicato. Questo è. Non potrò dormire finché non ti avrò massacrato. Sto tremando, sto tremando. Un motteggio più arguto del mio non c'è. Certo, chi può avere un fiato più fetente di te? Bella. Bella. Dammi il tuo tesoro. Tesoro? Vuoi un tesoro? Mi dispiace, l'ho appena finito. Ok, va bene. Vediamo come si salvava la partita qui. E devi fare anche l'autosave. Vabbè, gliene facciamo uno nuovo noi. Così. Partita salvata. Va bene, ragazzi. Allora. Mamma mia, sono tutto sudato. C'è caldo, caldo. Salutaci. Saluta. Noi domani, domenica. Io alle 4 dovrei essere da Warco domani. Poi dopo, quando finisco da lui, continuiamo questo bel giochino. Va bene, ragazzi. E adesso, grazie per i social, Rio. Adesso mi sa che Andrea è già partito. Buonasera a tutti, è fan. Gli metto l'outro e poi andiamo da Andrea. New game. Ah, devo fare presto. Mamma mia. Ancora un po' fa male la spalla. Ciao ragazzi. Buona serata e buona cena. Buon tutto. Thank you.
Bella Snake. Quanto mi piacciono queste musiche di auto, sono veramente rilassanti. Serata ragazzi, a domani, ciao!